Buonasera, benvenuti a tutti. Io sono Roberta Cella, sono professore associato di linguistica italiana al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa. E sono il coordinatore scientifico del corso che ci accingiamo ad inaugurare oggi. Il corso si inserisce in un programma nazionale promosso dall'Accademia dei Lincei, programma che si intitola I Lincei per una nuova didattica nella scuola, una rete nazionale. È una rete nazionale perché lo stesso, diciamo, formato di corso viene proposto in più sedi e a Pisa esiste da 3 anni, questo è il 3º anno. La nostra coordinatrice pisana, accademica dei Lincei, professoressa Giuseppina Barsacchi, è qui. Sono molto contenta che sia venuta oggi a salutarci e le lascerei la parola subito per un saluto a nome dell'Accademia. Grazie. Benvenuti a tutti, siete tanti. E grazie a Roberta Cella e grazie al relatore che parlerà oggi. A me compete, lo faccio molto volentieri, salutarvi da parte dell'Accademia dei Lincei, che ha investito pensiero, risorse, opere in questo programma di sostegno destinato agli insegnanti delle scuole secondarie. E ora stiamo coprendo tutti i livelli di insegnamento, dalla scuola d'infanzia ai licei, e vi sono poli, direi, in pressoché tutto il territorio nazionale, e la vostra presenza è preziosa perché senza di voi questo programma non esisterebbe, e direi che ogni anno è emozionante incontrarvi all'inaugurazione di un corso, e quindi grazie per essere qui. In Toscana per ora questo è l'unico polo, speriamo di poterne aprire altri. In ogni modo, quest'anno a Pisa abbiamo ricevuto finora 899 domande di iscrizione e purtroppo non riusciamo ad accettare tutti, quindi dovremo lavorare per l'anno prossimo su questo punto. E siamo privilegiati perché grazie alla collaborazione con la scuola normale, che è coinvolta pure in questo progetto, siamo ospiti in questa bella struttura, e come me l'avrete già sentito dire quelli di voi che erano presenti gli anni passati, la bellezza aiuta sempre, aiuta a pensare, aiuta a far funzionare la mente in modo libero. Quindi davvero siamo grati alla scuola normale, al suo direttore, al personale che è ineccepibile, che lavora sabati e domeniche, soprattutto quest'anno in cui ci siamo trovati di fronte a difficoltà maggiori, ma anche al piacere di avere un numero così grande di insegnanti interessati a questo progetto. E porto il saluto perciò dell'attuale presidente dell'Accademia dei Lincei, che è Alberto Quadrio Curzio. Vi sarà capitato di vederlo, sentirlo, di leggerlo qualche volta, e del passato presidente Lamberto Maffei, a cui si deve effettivamente l'ideazione di questo programma e la tenacia per portarlo avanti. Perciò con questo non vi voglio rubare altro tempo, non voglio rubare tempo al lavoro, che anch'io, al vostro lavoro, che anch'io mi godo nelle diverse discipline, e sto imparando aspetti che di cui proprio non sospettavo l'esistenza anche. Però non ho la possibilità di seguire tutto, quindi mi scuserete se a un certo punto vi lascio a continuare i lavori. Di nuovo benvenuti e grazie. E grazie a voi. Grazie, ringrazio moltissimo la professoressa Giuseppina Barsacchi per questa introduzione
E ringrazio anch'io la Scuola Normale Superiore, che appunto in collaborazione con i Lincei si occupa della parte organizzativa e ci ospita. E in particolar modo vorrei ringraziare tutti coloro che lavorano al servizio comunicazione e relazioni esterne della scuola, per esempio Elisa Guidi, Riccardo Greco, Antonella Pascucci, Mario Venturelli, che si sono prodigati in questi giorni. Veramente abbiamo, come avete già sentito dalla professoressa Barsacchi, abbiamo avuto un numero inaspettato di richieste, cresciute di più del 100% rispetto allo scorso anno. Ciò ha comportato anche necessità dolorose di non poter accogliere tutte le richieste di iscrizione. Cercheremo l'anno prossimo di migliorare. Dunque, il corso di quest'anno, chi di voi ha già partecipato gli anni scorsi sa che abbiamo un titolo e un tema, un titolo complessivo molto generale, che poi viene concretamente articolato dai singoli relatori di ciascuna giornata. Quest'anno abbiamo pensato a scrittura e testualità, perché ci siamo proposti di riflettere su come la didattica dell'italiano scritto si possa articolare affrontando differenti tipologie testuali. Partiamo subito oggi da un tipo di scrittura complicata e ostica anche per noi, qual è la scrittura burocratica. Ci è però sembrato interessante cominciare proprio da una scrittura difficile anche per noi, per me almeno, non so per voi, io ho sempre qualche problema a confrontarmi, a leggere circolari, leggi, formulari che dovrebbero essere esplicativi. Per affrontare questo tema, che però diciamo la competenza passiva di scrittura di questo tipo fa parte della formazione del cittadino e quindi dell'educazione alla cittadinanza e ha un altissimo valore sociale che riconosciamo indubbiamente tutti e che forse è bene cominciare ad affrontare già a partire dalle secondarie di primo grado. Per affrontare questo tema ho invitato due specialisti. Sono il professore Fabrizio Franceschini del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa, professore ordinario di Linguistica Italiana, che si è occupato di tantissime cose, dai commenti danteschi a lessico della pesca nel Padule. Ha spaziato veramente moltissimi campi, ma gli è capitato circa una decina di anni fa di organizzare dei corsi di formazione per personale amministrativo di varie amministrazioni statali, penso all'Agenzia delle Entrate per esempio, vari cicli di lezioni di aggiornamento per cercare di sensibilizzare gli stessi addetti ai lavori alla scrittura della documentazione pubblica e amministrativa. Queste lezioni, questi corsi, hanno poi trovato un esito a stampa in un manuale di scrittura amministrativa uscito nel 2003 per l'Agenzia delle Entrate. Manuale alla cui stesura hanno collaborato varie persone, tra le quali la professoressa Samuela Brunamonti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Gavorrano, in provincia di Grosseto, che ascolteremo nella seconda parte dell'incontro quando si tratterà di affrontare concretamente dei testi nel laboratorio. A questo punto direi che la mia introduzione è stata fin troppo lunga e che lascio subito la parola al professor Franceschini. Grazie molte a Roberta e
un ringraziamento a tutte e tutti voi che siete presenti in così grande numero. Testualità, riscritture nella scuola, anche nelle scuole ove operate, si lavora con testi descrittivi, testi narrativi, si affrontano le prime scritture letterarie, ma come diceva la collega Scella prima, la realtà della scrittura pubblica, le scritture amministrative e le varie forme di comunicazione dei soggetti pubblici è una realtà che avvolge tutti noi, dall'insegnante all'allievo in veste di cittadini e che pone naturalmente molti problemi. Questo ha indotto tante amministrazioni, anche i livelli di governo attraverso il Ministero della Funzione Pubblica, a promuovere una serie di iniziative. L'Agenzia delle Entrate ha promosso tanti corsi, dei quali siamo stati protagonisti come docenti, il Ministero della Funzione Pubblica ha promosso manuali di stile, ha varato direttive. Ma in qualche modo abbiamo visto, in un'esperienza che ha avuto un andamento più che decennale, che ci misuravamo con una serie di difficoltà, con una serie di resistenze. Il vecchio si intreccia col nuovo, ma come si diceva un tempo, le mort saisit le vif, il morto agguanta il vivo e se lo porta nella tomba, no? E questo accade anche con quanto di più nuovo ci può essere, perché diciamo, l'anglismo, diciamo, che è la bandiera della modernizzazione, del rinnovamento, della buona comunicazione, diventa agevolmente uno strumento per rendere ancora più difficile la comunicazione all'interno, perché quando diciamo, abbiamo trasformato il servizio al pubblico, il lavoro di ufficio, rispettivamente in front office e back office, se poi le modalità sono le stesse, abbiamo un problema di più di spiegare che dove è scritto front office si tratta del servizio al pubblico, se poi non funziona anche con l'etichetta. Però i problemi sono più a fondo, stanno un po' iscritti nella storia della società e della lingua italiana ed è per questo che per affrontare questa tematica diciamo, possiamo anche toccare alcuni nodi di questa vicenda secolare, partendo però dall'oggi. Oddio, non è nemmeno un tanto oggi, perché se tanto mi dà tanto, 1965, diciamo, non è esattamente oggi, ma sono 50 anni fa circa. Italo Calvino per Il Giorno, quindi non per testo destinato a una circolazione nelle torri d'avorio dei lettorati, ma quello che era allora il giornale dell'ENI, dell'Ente Nazionale Idrocarburi, un momento negli anni 60 nel quale eravamo nel pieno della industrializzazione, del boom economico, la proiezione dell'Italia verso l'esterno, scrive questo pezzo, è un articolo di giornale. 3 febbraio 65, siamo anche di stagione. Il brigadiere è davanti alla macchina da scrivere. L'interrogato, seduto davanti a lui, risponde alle domande, un po' balbettando, ma attenta a dire tutto quello che ha da dire, nel modo più preciso e senza una parola di troppo. Virgolette. Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa e ho trovato tutti quei fiaschi di vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per bermelo a cena. Non ne sapevo niente che la bottiglieria di sopra era stata scassinata. Ora io vorrei chiedere a voi e invitare voi a riflettere su questo tema. Che lingua è questa? Sembra facile o difficile? Sembra semplice o oscura? Precisa o imprecisa? In tanti di questi corsi che abbiamo fatto, questa era un po' una domanda rituale all'inizio, e voi immaginate una risposta. Le risposte che in maggior numero
venivano da un uditorio come il vostro, erano, certo, sì, è abbastanza corrente, italiano corrente, ma non è elegante, non è comprensibile, non è preciso. Continuiamo col testo di Calvino. Impassibile, Calvino, come sapete bene, era un maestro di scritture, riscritture, combinatorie, e qui ci presenta un esercizio di stile nella miglior tradizione di Queneau e di tutta la tradizione che conosciamo. Il brigadiere batte veloci sui tasti la sua fedele trascrizione. Il sottoscritto, essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l'avviamento dell'impianto termico, dichiara d'essere casualmente in corso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli situati in posizione retrostante al recipiente adibito al contenimento del combustibile, di aver effettuato l'asportazione di uno dei detti articoli nell'intento di consumarlo durante il pasto pomeridiano, non essendo a conoscenza dell'avvenuta inflazione dell'esercizio soprastante. Questa sarebbe invece una scrittura chiara e conforme agli standard della tradizione della quale parliamo. Allora facciamo due conti, perché si tratta di analizzare i testi con gli strumenti di cui disponiamo, strumenti che guardano la testualità nel suo complesso, la lunghezza o brevità, l'articolazione sintattica, il tipo di nessi, il tipo di parole, a che livello lessicale si colloca. Il primo testo è di 42 parole. Sintatticamente, cioè quello che il cittadino, ci dice Calvino, riferisce un po' intimorito dalla divisa di chi sta dall'altra parte della scrivania. 42 parole, sintassi semplice, si tratta di 4 frasi principali, 2 coordinate dalla congiunzione e 2 appartenenti a 2 altri periodi. 3 frasi dipendenti ma del tipo più comune, aperte dalla preposizione a o per con l'infinito. Oppure dalla congiunzione dichiarativa che. Le parole, il lessico, cantina, stufa, fiaschi di vino, cassa del carbone, sono parole correnti e concrete, ma proprio per questo precise, vedremo meglio perché. Il costrutto non ne sapevo niente, di tipo colloquiale. L'impiego del pronome personale in ne ho preso uno per bermelo, è certamente colloquiale, ma ciò non toglie nulla alla comprensibilità e alla chiarezza. Aggiunge un tocco di friendly, si direbbe oggi con anglismo corrente, che naturalmente deve essere escluso in linea di principio dalla comunicazione pubblica, perché come vedremo la comunicazione pubblica si deve ergere su un piedistallo che la colloca al di sopra del cittadino e si deve dotare di corazze e scudi per difendersi dalle possibili attacchi dell'utente che spesso, nella vecchia tradizione, che però le morse si le vive, è ancora ben viva. Allora, guardiamo la riscrittura del brigadiere. Il testo passa da 42 parole a 64 parole, cioè un bel incremento. È fatto tutto da un solo periodo. Quindi bisogna aprire la descrizione della peste nel Decameron di Boccaccio per trovare una pagina di periodo che va da inizio pagina alla fine. E infatti, ecco perché diciamo anche i nostri brigadieri o applicati di segreteria fanno parte della grande tradizione, perché sono capaci di scrivere con dipendenti, gerundi, participi, nessi vari, delle frasi lunghissime che però, come qualsiasi studio anglosassone o non anglosassone di percezione ci insegna, sono nell'oralità assolutamente impossibili essere colte nel loro disegno semantico e nel loro significato pragmatico, ma anche nella scrittura prima lettura sono praticamente impossibili da leggere, perché chi legga questo testo deve fare lo stesso esercizio di chi, studente nostro universitario, legge la descrizione della peste di Boccaccio, mettersi lì, segnare con un cerchietto, un quadratino i verbi, vedere la dipendenza e cominciare a smontare. Attenzione che se sottoponessimo questi due testi, che
nell'esercizio di stile Calvino ci propone, il primo e il secondo ha un traduttore in lingua inglese, nel primo caso il traduttore non farebbe altro che tradurre. Nel secondo caso non farebbe altro, lavorando un po' di più, che smontare il secondo pezzo, portarlo alle condizioni del primo e tradurlo. Cioè, tradotto professionalmente in inglese, il testo A e il testo B in inglese non potrebbe che avere la struttura sintattica del testo A. Perché in inglese, ma anche in francese e anche nel tedesco oggi corrente, il tedesco vantava una sintassi complessa. Allora, se si va oltre la sintassi e vediamo altri aspetti, invece i sostantivi comuni, semplici ma inequivocabili, troviamo giri di parole. Stamattina presto diventa nelle prime ore antimeridiane. Dove c'erano due parole ne abbiamo quattro ora. Naturalmente, se diciamo antimeridiano, un bel latinismo, siamo molto più contenti di dire le prime ore del mattino, ma questo evidentemente non sposta molto. In qualche caso la riscrittura aggrava la comprensibilità, perché se parliamo di una stufa, è una parola umile certamente, ma di referente inequivocabile. Se parliamo di impianto termico, nella classe di dispositivi a cui si addice il termine impianto termico troviamo impianti di riscaldamento per condomini da 400 persone, naturalmente anche termosifoni e stufe, addirittura lo scaldino della nonna, che a suo modo è un impianto termico. Dove, diciamo, dove sta la precisione di tutto questo? E poi c'è l'altra tipica mossa di queste scritture, che è quella di sostituire, specialmente avverbi di contenuto concreto, delle strutture con un verbo debole, e invece di accendere la, eseguire l'avviamento del, invece di trovare, incorrere nel rinvenimento di, e via seguitando, con poi dei sostantivi per la nominalizzazione, che è una delle tendenze importanti di questa scrittura, de verbali, cioè derivati dal verbo. Però il verbo dà un'azione concreta e si esaurisce in una forma, se poi il verbo è composto saranno due. Fare verbo debole più de verbale significa sempre costrutti di tre o quattro parole. E Calvino diceva, ogni giorno per un processo quasi automatico, centinaia di migliaia di nostri concittadini traducono mentalmente con la velocità di macchine elettroniche la lingua italiana in un'antilingua inesistente. Questo articolo di giornale, poi ristampato in molte antologie, è diventato celeberrimo proprio come manifesto dell'antilingua, cioè della forma di comunicazione pubblica che invece di aprirsi si chiude al pubblico. E per Calvino l'ideale linguistico era ben diverso. Il mio, ci dice, ideale linguistico è un italiano che sia il più possibile concreto, il più possibile preciso. Il nemico da abbattere è la tendenza degli italiani a usare espressioni astratte e generiche. Per svilupparsi come lingua concreta e precisa, l'italiano avrebbe possibilità che molte lingue non hanno. Dicevo che la satira di quel brigadiere in quella stanza però tocca e investe una tradizione che viene molto da lontano. E ci si può chiedere se e come anche in altri paesi, ho fatto prima un riferimento ai paesi di lingua anglosassone, ma pensiamo alla Francia, come stiano le cose. Ora, non è che in Francia ci sia un'amministrazione liquida, anzi, la Francia si è costruita con una fortissima centralizzazione. Però, diciamo, nella tradizione istituzionale francese, la forte centralizzazione, e quindi lo
Stato centralizzato e la figura del re del cristianesimo, re di Francia, sono stati due dei tre pilastri di una costruzione, il cui terzo pilastro è appunto la lingua comune. Proprio il re di Francia, Francesco I, nell'agosto del 1539, emanò un'ordinanza che si chiama solitamente di Villiers-Cotterêts, nella quale diceva qualcosa di molto, molto importante. Proviamo a leggerlo. Il re di Francia, per grazia di Dio, ordina e stabilisce quanto segue circa gli atti pubblici e gli atti di giustizia emanati in nome del re. Nous voulons ordonner qu'il soit fait et écrit si clairement qu'il n'y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude ne lui a demandé interprétation. Vogliamo e ordiniamo che siano qualsivoglia atto pubblico, per avere validità di atto pubblico, compresi testamenti, oltre che leggi dello Stato, provvedimenti, sentenze dei tribunali, siano fatti e scritti così chiaramente che non vi possa essere alcuna ambiguità o incertezza, né vi sia motivo di ricorrere a interpretazioni. Questo è l'articolo 110 di un'ordinanza complessa, ovviamente. L'articolo 111 prosegue. Et puisque telles choses sont souvent advenues dans l'intelligence des mots latins contenus es diare, il francese è un francese cinquecentesco, in parte arcaico, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toute autre procédure, soient prononcés, enregistrés, délivrés au parti en langage maternel français, et non autrement. Dato che si poteva riscontrare che ambiguità, incertezze, dubbi interpretativi sono spesso riscontrabili nei detti atti, noi vogliamo d'ora in avanti che tutti i provvedimenti e tutte le altre procedure siano pronunciati, registrati e pubblicati in lingua materna francese e non altrimenti. Qui non è tanto il francese dell'Île-de-France che vuole opprimere il Piccardo o le varietà provenzali. Si afferma che i documenti scritti in latino non avranno più valore legale. Cioè, da questo momento in Francia, un qualsiasi atto, anche ecclesiastico, che in qualche modo incidesse sul diritto civile, perdeva valore legale in quanto non scritto in lingua materna francese. Questo è il principio per il quale tutt'oggi, diciamo, documenti pubblici che abbiano validità pubblica, compreso il resoconto contabile di una società per azioni, non possono includere anglismi come è possibile fare in Italia. Perché, diciamo, il mancato uso del francese rischia di mettere, diciamo, in forze la validità legale. Questo è un modello che in certi momenti, con queste stesse parole, si è presentato anche in Italia. Vi faccio leggere, diciamo, il preludio al Costituto del Comune di Siena, volgarizzato nel 1309. 13 emendatori, una commissione, si propone di volgarizzare, cioè mettere nella lingua volgare corrente dell'epoca, uno statuto cittadino che era scritto in latino. Allora, quello che si vuol fare è fare scrivere alle spese del Comune di Siena uno statuto del Comune, di nuovo in volgare, di buona lettera grossa, bene leggibile e bene formata, in buone carte pecorine. E quale statuto sia e stare debbia legato ne a Bicherna, che era l'ufficio dell'erario comunale, a ciò che le povere persone e l'altre che non sanno grammatica, cioè che non conoscono il latino, e gli altri, e quali vorranno, possono esso vedere e copia indetrarre e avere a loro volontà. Allora, qui abbiamo a che fare con i taxpayers. Quelli che pagano le tasse hanno diritto di trovare nell'ufficio nel quale queste tasse sono incamerate
una copia volgare degli statuti, con belle lettere, belle grandi, perché, ora, povere, questo è un cenesismo dell'epoca, invece che povero si diceva povero a Siena all'epoca, no? Le persone povere, di minore condizione, che non sanno il latino, o per qualsivoglia ragione possano. E qui siamo in una fase nella quale la Costituzione in Italia settentrionale e centrale dei comuni, con la promozione del volgare sul piano amministrativo che viene prodotta, crea, diciamo, una certa adesione tra scrittura pubblica e, diciamo, istituzioni nella sua benemerita, ancora valida, storia della lingua italiana, uscita nel 60, Bruno Migliorini ricordava nel 200, ancora nel 300, è sempre vivo l'uso di leggere in volgare le deliberazioni proposte all'approvazione e dopo di comunicarle al pubblico. Ma ciò non basta, si sente anche il bisogno che le versioni siano messe per iscritto. Nel 1302 a Bologna i capi della Compagnia dei Muratori domandano al capitano, agli anziani e ai consoli della città che una riformazione contro le novità pubbliche sia fatta, scritta e reformà, volgare, a so che sia pubblico e certo a ciascuno da intendere. Ben inteso, lo sapete, ma vale la pena di ripeterlo, questi muratori bolognesi chiedevano che queste riformazioni fossero scritte in volgare bolognese, ed erano scritte in volgare bolognese, cioè ogni municipio adottava il volgare municipale, e a Pisa non si sarebbero mai sognati di scrivere, diciamo, i brevi del comune del popolo di Pisa in fiorentino o in senese. Era logico che per volgare si intendesse il volgare disponibile. Questi temi sono anche al centro di una bella pagina di Antonio Gramsci nei Quaderni del carcere. Come sapete, Gramsci, prima di diventare dirigente politico, era stato studente di linguistica con Matteo Bartoli all'Università di Torino e aveva studiato da bravo studente la storia della lingua italiana e delle lingue europee, e ricorda le tappe fondamentali, quello che ancora dicono i manuali, di diciamo messa in campo del volgare per grandi atti pubblici. I giuramenti di Strasburgo dopo la battaglia di Fontenay del 14 febbraio 842, un passaggio importante della storia d'Europa, un passaggio che ha segnato fino alla Seconda Guerra Mondiale la storia d'Europa, perché è il momento nel quale l'impero carolingio si suddivide in due parti, una che un po' paradossalmente si chiama Francia, prendendo, diciamo, il nome di una popolazione germanica, ma che ormai è latinizzata linguisticamente, e l'altra che rimane la parte tedescofona. E avviene a Strasburgo questa grande cerimonia, di cui abbiamo documenti da anni tardo, uno storico dell'epoca, che ci dà i documenti nel volgare francese, in quello tedesco, insomma germanico dell'epoca, e sia i due re, Carlo il Calvo e Lodovico il Germanico, sia gli eserciti giurano usando le due lingue. E quindi, diciamo, questo tornante, per usare un francesismo, nella storia europea, è il momento nel quale per la prima volta una lingua romanza, il termine lì usato è romana lingua, da anni tardo, viene usata e testimoniata con data precisa per un atto pubblico. Dante ricorda anche i Placiti di Capua del marzo 960, che sono, prima attestazione datata di un uso pubblico o in uno strumento pubblico del volgare. E parla per l'appunto dei comuni e ci dice che il fiorire dei comuni dà sviluppo ai volgari e l'egemonia intellettuale di Firenze dà un'unità al volgare, crea un volgare illustre. Prosegue, la caduta dei comuni e l'avvento del principato,
la creazione di una casta di governo staccata dal popolo cristallizza questo volgare, allo stesso modo che si era cristallizzato il latino letterario. L'italiano è di nuovo una lingua scritta e non parlata, una lingua dedotta e non della nazione. L'italiano, nel senso del tipo, è chiaro che anche il breve del Comune di Pisa, il Costituto del Comune di Siena, non erano tutti scritti nella lingua di tutti i giorni, avevano le loro formule giuridiche, i loro latinismi, ma c'era indubbiamente una certa coesione linguistica e una possibilità di accesso, che nel prosieguo si perde. Perché cosa accade? Che si vanno formando quelle che i linguisti chiamano le coinè o coinai, cioè delle scritture cancelleresche sovraregionali, condizionate e tendenzialmente avvicinatesi al modello toscano, che però nella misura in cui si avvicinano al modello toscano e si avvicinano l'una all'altra, per cui un documento milanese diventa molto simile a un documento napoletano, questa unificazione, che può essere considerata un'acquisizione, ha come altra faccia della medaglia la perdita di contatto con le realtà linguistiche locali. Nel senso che quei muratori bolognesi del 200, con qualche cautela, ma insomma avevano accesso alle riformagioni del Comune di Bologna, nel momento nel quale tutto si comincia a scrivere in volgari sovramunicipali, sovraregionali, tendenti al toscano, è chiaro che l'accessibilità diminuisce. Ma accanto a questo c'è un processo del quale in questa pagina Gramsci appunto ci parla, che può essere, diciamo, ben esemplificato da una citazione bellissima anche per i termini che ci troviamo di Guicciardini, Francesco Guicciardini, osservatore formidabile della realtà di quei tempi, in uno dei suoi ricordi, diciamo, usando le parole che poi saranno prese in prestito senza denunciare, diciamo, il prelievo da Pierpaolo Pasolini, immemorabili editoriali del Corriere della Sera, il palazzo e la piazza, dice Guicciardini: tra il palazzo e la piazza è una nebbia sì folta o uno muro sì grosso che non vi penetrando all'occhio degli uomini, tanto sa il popolo di quello che fa chi governa o della ragione perché lo fa, quanto delle cose che fanno in India. Cioè la cristallizzazione del linguaggio burocratico, che un altro intellettuale dell'epoca, Benedetto Varchi, chiama gergo come quello della lingua ladresca, proprio riferendosi alle scritture, crea un effetto di nebbia, di muro, di incomunicabilità. Naturalmente poi, nel corso dei secoli, a questa cristallizzazione, come diceva Gramsci, della lingua pubblica, si uniscono tanti apporti legati anche a potenze che hanno condizionato, quando non direttamente governato, le vicende italiane. La Spagna, che governa l'Italia meridionale, e per un periodo ben noto anche attraverso i Promessi Sposi, no, la Lombardia, o la Francia per il grande, la grande capacità di influenza che ha la cultura illuministica, il modello della rivoluzione francese, e però anche il governo diretto di Napoleone e dei suoi familiari su tutta l'Italia per il periodo che va dalla fine del Settecento al 1810-1815 sino al... E qui si possono anche citare, così per avere un'idea di quello di cui parliamo, delle parole che noi sentiamo assolutamente contemporanee, che non sono nemmeno così difficili, ma per esempio la parola giunta o la parola disguido sono parole di origine spagnola, ma quello che fa impressione, a me continua a farmelo nonostante che sia del mestiere, nella storia della lingua, è di vedere le liste di parole condannate come francesismi, innovazioni e così via da puristi del primo Ottocento,
che sono, diciamo, assolutamente parole moderne, ma sembrano tanto moderne, che non si realizza che vengono a quella storia. Giustamente abbiamo appena visto nelle ordinanze di Vigliecot che c'è la parola procedura. La parola procedura era, ma se pensiamo alla, diciamo, l'insegna della nostra riunione, che è una riunione di aggiornamento, ecco, aggiornamento è una delle tante parole, insieme a attivare, quante volte diciamo attivare, insieme al personale, no? Il personale della scuola, organizzare, tutto quello, non ci sono ancora i POF e i PTOF, ma diciamo siamo lì, tutto il lessico dell'organizzazione scolastica lo troviamo nella lingua che ci è venuta dalla Francia e che è divenuta familiare, talora nemmeno tanto familiare. Io non so quanti di voi, arrivando, non lo auguro a nessuno, non so, un po' malmessi al pronto soccorso, si trovano davanti alla parola triage, quanti capiscono cosa vuol dire triage? È chiaro che c'è sempre, e ci aiuta tanto nella vita, una possibilità di comprensione, è la comprensione pragmatica. Tu capisci che vai a quel banco e ti daranno un colore rosso, verde, giallo, ma triage, che parola è? Che bisogno c'è di quella parola? Una parola che letteralmente sarebbe del mondo contadino, il contadino che crivella, diciamo, i grani per separare la pula dal grano. Poi nell'esercito francese, diciamo, quando si sono create le grandi organizzazioni infermieristiche sui fronti delle grandi guerre, è stata specializzata in questo senso e si è ritenuto di mettere questo triage che anche, diciamo, gli infermieri e anche i medici e anche i professori interrogati sull'argomento non sanno cosa significhi se non in termini pragmatici, e cioè che è il posto dove ti danno la precedenza. Ora, mi avvio a chiudere perché si possa passare su un piano, diciamo, più di lavoro, anche grazie al contributo che ci darà Samuela Brunamonti. Però questo tema è un tema che, diciamo, affiora in continuità anche nelle riflessioni dei grandi intellettuali. Abbiamo visto che Guicciardini, Varchi denunciavano questi aspetti in una prolusione accademica del 29 novembre 1803, Vincenzo Monti parlava del barbaro dialetto misuramente introdotto nelle pubbliche amministrazioni, ove penne sciaguratissime propagano e consacrano tutto il dì, dove anche su tutto il dì ci sarebbe qualcosa da dire, evidentemente, perché, diciamo, il modello francese è dietro l'angolo, l'ignominia del nostro idioma. E anche Ugo Foscolo, diciamo, aveva combattuto la sua battaglia per una comunicazione pubblica chiara, redigendo per la Repubblica Cisalpina un codice penale militare che Ugo Foscolo si proponeva di stendere in uno stile rapido, calzante, conciso, che non lasci pretesta all'interpretazione delle parole. Come vedete, il discorso che prendiamo l'ordonnance de Villers-Cotterêts, il preambolo dello Statuto del Comune di Siena, il problema è evidentemente sempre questo. Si baderà ancora una religiosa esattezza della lingua italiana. Ecco, una parola che Calvino amava tantissimo. L'esattezza che è ben lontana dalle ore antimeridiane invece di dire il mattino. Queste parole erano ricordate da Piero Calamandrei, in uno scritto, in un intervento all'Assemblea Costituente di cui era membro. Nell'Assemblea Costituente, interessante poter vedere, diciamo, gli atti, ci fu una discussione forte, impegnata su molti punti, ma uno di questi punti fu la forma linguistica della Costituzione Repubblicana. È chiaro che in quell'assemblea sedeva il fior fiore non solo della
leadership della dirigenza politica, ma dell'intelligenza italiana, da Benedetto Croce a Concetto Marchesi, da Terracini a... E quindi, diciamo, questo fu uno dei punti importanti, e Calamandrei fu tra quanti si battevano per uno stile nitido, importante, elevato, ma chiaro e semplice della Costituzione. Calamandrei, già negli anni 30, a proposito dell'oratoria forense, nell'epoca nella quale l'architettura era dominata dal razionalismo architettonico, scriveva: l'oratoria forense dovrebbe tendere, come l'architettura, a diventare razionale, linee diritte, pareti spoglie, abolizione di inutili ornamenti, franca ostentazione anziché accorta dissimulazione. Anche l'oratore, insomma, come l'architetto, deve pensare prima di tutto alla solidità della costruzione, tanto meglio poi se da quella solidità balzerà fuori, senza cercarlo, la bellezza monumentale. La linea di Calamandrei, ma anche di un Terracini o di altri, diciamo, passò dal punto di vista dell'orientamento linguistico della Costituzione. Walter Deon è uno studioso che appunto ha rianalizzato questi atti della Costituente, e dice che, come mostrano questi stessi atti, la lingua è stata lo strumento primo della chiarificazione del pensiero, e al tempo stesso il pensiero ha trovato nella lingua la strada maestra della ricerca e della conoscenza. Cioè, negli atti della Costituente c'è anche una famosa battuta di Benedetto Croce che, combattendo dal liberale la sua battaglia in un momento nel quale le sinistre erano così forti, disse: volete proletarizzare tutto, ma la lingua non potete, non dovete proletarizzarla. Ora, il problema non era di proletarizzare la lingua, ma di costruire per la nuova Italia uno strumento, la Costituzione, l'atto fondante, che anche nell'ispirazione della forma linguistica segnasse una rottura, così come si voleva rompere, non solo con la monarchia fondando la Repubblica, non solo con diciamo uno Stato oligarchico e governato da ristrette classi dominanti, ma uno Stato ampiamente democratico, ma anche una innovazione forte linguistica. E se si vanno a vedere i principi fondamentali della Costituzione, possono, e direi io debbono, l'abbiamo fatto tante volte, essere usati come esempio per insegnare la sintassi nella scuola. La sintassi, il lessico, tutto. Perché se si diciamo, misurano questi principi fondamentali con i parametri che abbiamo applicato alle due scritture A e B di Calvino, vedremo che qui abbiamo una sintassi estremamente semplice, una ordito estremamente nitido, ogni articolo è fatto di due, tre, si dirà questi sono i principi fondamentali nel prosieguo della Carta Costituzionale, ovviamente le cose si complicano, però io a uno dei corsi che Roberta Cella ricordava, all'epoca nella quale fu approvato dal Parlamento italiano una riforma costituzionale che poi è stata, diciamo, bocciata da un referendum popolare, portai, insomma, il gioco era abbastanza semplice, una riforma che era stata approvata dal Parlamento del punto che è stato oggetto anche di recente di riforma costituzionale, cioè l'equipollenza e l'assoluta parità tra i due rami del Parlamento. E naturalmente in quella legge, ma si potrebbe prendere anche quella di ora, dove c'erano 23 parole, ne uscivano circa 2300. È ovvio che è più facile dire ci sono due rami del Parlamento, una legge è valida se è stata. Ma quello che i padri costituenti volevano fare è di fornire dei principi fondamentali nitidi che poi avrebbero lasciato a... Però voglio concludere con alcune sottolineature sul fatto che questa semplicità è tale, non a dispetto, ma in forza
di alcuni elementi complessi che stanno alla radice di questa semplicità. Perché se non fossimo in questo tipo di testo, in una Costituzione o comunque in un testo fortemente vincolante, la forma linguistica non sarebbe stata la stessa. Diciamo, propongo un esempio che anche nei corsi che facevamo spesso si presentava, e prendiamo l'articolo 12 della Costituzione. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bandi verticali di uguali dimensioni. Allora, la maestra o la professoressa o il professore, uno di voi, va in classe e chiede al famoso Pierino, dice, Pierino, com'è la bandiera italiana? Cioè, la bandiera italiana, professoressa, la bandiera italiana è bianca, rossa e blu. No, Pierino, guarda, quella è la bandiera francese. Ah, no, è bianca, rossa e blu. Bravo, Pierino, hai detto bene. Allora, se Pierino avesse risposto alla domanda della professoressa, la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianca e rossa, a tre bande verticali di uguale dimensione. Cioè, usando le stessissime parole dell'articolo 12, nello stesso ordine, non avrebbe detto la stessa cosa. Il fatto che la forma linguistica sia la stessa non incide sul valore di queste parole. Perché se la professoressa o il professore fa una domanda e Pierino o chi del caso dà una risposta, questa è un'affermazione sullo stato della realtà passibile del giudizio di verità o falsità. Se ci dicono, Pierino ci dice che bianca, rossa e blu, sbagliato, perché quella è francese. Ma l'articolo 12 della Costituzione non sta descrivendo la Repubblica, la bandiera italiana, così come l'articolo 1 non sta dicendo come sono andate le cose. Prima c'era la monarchia, ora c'è la Repubblica. Prima c'era l'oligarchia e i padroni, ora c'è il lavoro. Prima la sovranità era di pochi, ora è del popolo. Abbiamo fatto la Resistenza, la Costituente e così via. Le cose sono cambiate. No, la Costituzione fonda, costruisce con le parole una realtà, non la descrive. Quello che i giuristi, i costituzionalisti chiamano valore tetico, la Costituzione pone attraverso le parole una realtà che diventa tale in forza di queste parole. E al di là del fatto storico che in una Reggio Emilia o dove a un comune fosse stato a un certo momento esposto un tricolore bianco, rosso e verde, e che quindi un tricolore di questo tipo avesse una storia alle spalle, è l'articolo 12 della Costituzione che crea, attraverso le proprie stesse parole inscritte in un testo di questo tipo, che crea la realtà. Questo ci permette anche di vedere un po' più a fondo certi aspetti che possono essere problematici. Pensiamo all'articolo 10 della Costituzione. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto. Prendiamo nelle disposizioni transitorie e finali la disposizione che riguarda, diciamo, le autonomie locali e le regioni. La Repubblica, entro 3 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni. Allora, l'ordinamento giuridico italiano si conforma. La Repubblica entro 3 anni adegua, si conforma e adegua, sono due presenti indicative di terza persona. Quindi, da un punto di vista grammaticale, di valore sintattico nella frase, non si vede la differenza, ma invece la differenza è profonda, nel senso che, essendo questa disposizione messa nelle disposizioni transitorie e finali,
la Repubblica entro 3 anni adegua ha, come dire, un valore deontico. Cioè, qui vale dovrà adeguare. Tant'è vero che era un valore deontico e non un valore immediatamente costitutivo, che questo adeguamento è avvenuto molti, molti decenni dopo, con esiti di cui si discute, perché la tanto sospirata riforma regionale poi ha dato vita a realtà giuridico-amministrative. Ma invece l'articolo 10, che è collocato non nelle disposizioni transitorie, ma diciamo negli enunciati fondamentali, nel momento in cui si pone nei termini di l'ordinamento giuridico italiano si conforma, automaticamente implica che le norme del diritto internazionale prevalgono sulle norme italiane, per quanto non siano stati fatti, diciamo, gli adeguamenti materiali. Cioè, il tipo di testo, una Costituzione, un testo vincolante, e anche le articolazioni del testo stesso, cambiano il valore pragmatico, il valore reale dell'enunciato linguistico. Perché, come la pragmatica ci insegna, no? Austin scrisse quel famoso libro How to do things with words, no? Come fare le cose con le parole, i testi possono fare le cose con le parole. Ci sono dei testi performativi che cambiano nel loro porsi come testi la realtà. Questo però dà al testo della Costituzione, a certi testi, una forza che rende del tutto superfluo l'uso del futuro, l'uso dei verbi di dovere e così via. Perché se il testo è per definizione un testo, diciamo, che ha valore vincolante, il semplice presente indicativo ha questo valore, non un valore di enunciato sullo stato della realtà, un valore deontico rispetto al futuro, ma un valore immediato. Come possiamo concludere questo ragionamento per poi passare nei tempi previsti a un momento più interattivo di laboratorio e più legato anche, già che Samuela in sé racchiude sia l'esperienza di docente nei corsi di scrittura amministrativa e autrice del nostro manuale di stile, che il manuale Scrivere per la pubblica amministrazione dovrebbe essere ancora online nel sito dell'Agenzia delle Entrate, liberamente scaricabile, ma Samuela è anche un insegnante e quindi potrà portarvi anche, diciamo, l'esperienza diretta dell'insegnamento. Ma forse possiamo tornare alle parole di Calvino. Da Calvino siamo partiti e qui possiamo approdare. In un altro scritto sul linguaggio politico di quegli anni 60, Calvino, così come aveva messo in discussione l'antilingua dei burocrati, mise in discussione quello che si chiama il politichese. Politichese come codice comunicativo che spesso, ammantandosi di chiarezza, perché poi negli ultimi 20 anni, diciamo, il chiaro e anche il volgare di un certo tipo hanno sfondato, sono diventati un must, un obbligo della comunicazione politica. Però, diciamo, la selezione degli argomenti, la gerarchia degli argomenti, fa sì che il politichese di ieri era oscuro, fumoso, quello per il quale il compianto onorevole Moro, diciamo, è rimasto famoso, ma anche tante cose di oggi che sembrano più chiare mantengono la difficoltà ad andare in maniera chiara, tranquilla, ferma al nocciolo delle cose. Ora, nei corsi che facevamo con altri burocrati dello Stato dotati di una o anche di 2 lauree, di posizioni dirigenziali di tutto rilievo, veniva un'obiezione al nostro discorso sulla chiarificazione e semplificazione del linguaggio amministrativo, che, come ho appena fatto, si concludeva usando gli articoli della Costituzione come esempio che le leggi, già che quella è una legge, la legge fondamentale che ci guida, diciamo, le leggi per forza di cose non debbono essere, ma
L'obiezione era: ma quando le cose sono complicate non si può semplificare oltre un certo limite. Questa è un'obiezione sensata. È un'obiezione assolutamente sensata, perché la semplificazione oltre un certo limite è un'altra maniera per rendere incomprensibile la situazione. È il difetto del politichese di oggi rispetto al politichese di ieri. Quello di ieri era complicato e nascondeva la realtà. Quello di oggi è semplice e nasconde la realtà. Quindi questo è un punto. Quindi Calvino, che aveva fatto il giochino del brigadiere e del cittadino, l'esercizio di sì alla che no, dice: quando le cose non sono semplici, non sono chiare, pretendere la chiarezza, la semplificazione a tutti i costi è faciloneria. E proprio questa pretesa obbliga i discorsi a diventare generici, cioè menzogneri. Però lo sforzo di cercare di pensare e di esprimersi con la massima precisione e quindi con forme sintattiche semplici e con, diciamo, parole del lessico comune dell'italiano o con tecnicismi che in certi testi siano inseriti in contesti che li rendano comprensibili, questo è uno sforzo che può e deve essere fatto. È un esercizio che noi abbiamo cercato di fare spesso, a volte con successo, a volte meno, ai grandi dirigenti a cui ci si rivolgeva in questi corsi. Però è un esercizio che può essere molto utile e importante anche nella scuola. Tra tanti testi che possiamo manipolare, possiamo provare a manipolare anche i testi amministrativi. E qui diventa importante, e su questo chiudo, una mossa che Calvino suggerisce. La mossa non del passo indietro o del passo di lato, come il comico Beppe Grillo ci ha insegnato distinguendo, ma la mossa, diciamo, del fare un passo nella direzione che volete, avanti, indietro, da una parte, ma che ci consenta di leggere o che ci obblighi a leggere quello che scriviamo dal punto di vista del ricevente, dal punto di vista del pubblico, dal punto di vista dell'utente o dal pubblico di vista dello studente, se vogliamo. Questo è un punto sul quale trovavamo resistenza, perché questo comporta uno sforzo molto maggiore da parte dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni e dei funzionari, anche persone ben preparate, persone sensibili, quindi non parliamo di persone insensibili o ottuse, però brave persone che, diciamo, facevano onestamente il loro lavoro stando all'interno di un discorso, di un codice, di una pratica comunicativa consolidata. Ma assumere il punto di vista dell'altro vuol dire esattamente guardare questa pratica, ripeto, al netto della protervia dei burocrati, della volontà di alzare le nebbie, che spesso c'è, non è che non ci sia, ma anche al netto di questo. Dire: mettiamoci dal punto di vista del pubblico, dell'interlocutore, è un'operazione che costringe a rileggersi e a riscriversi. Diceva Calvino: se riusciamo a sdoppiarci, a moltiplicarci in lettori diversi e abituati a usare altri codici, potremmo anche fare discorsi difficilmente traducibili, ma sapendo di farli. Perché è lì che chi anche giustamente dice: la materia è complessa, non mi potete obbligare a semplificarla, viene messa alla prova, hic rodus hic salta. Bene, prova tu a riscrivere quel testo a diversi livelli, per diversi pubblici, mantenendo sempre salva la specificità tecnica, per esempio, di termini tecnico-giuridici che non possono essere sostituiti. Quindi non si tratta di appiattire, ma si tratta di acquisire la capacità, uno stesso messaggio con le sue caratteristiche ineludibili, saperlo manipolare rispetto a pubblici diversi. Questo, diceva Calvino, fa sì che la complessità linguistica non sia più una limitazione, ma, anche questo è un modo di dire sul quale tutti un po' ci adagiamo, la complessità linguistica come ricchezza. Però ebbene sì,
Se veramente nelle pubbliche amministrazioni, nella scuola lo facciamo, vediamo che il complesso diventa un elemento di arricchimento nel momento nel quale cerchiamo di renderlo semplice. Grazie. Grazie a Fabrizio Franceschini per questa lezione così densa anche di riflessioni storiche che partono anche da molto lontano. Dunque, sono le 4:25, potremmo fare subito la pausa caffè e poi riprendere il discorso, se avete domande, richieste, se volete dibattere dei punti, possiamo riprenderlo più tardi. Possiamo cominciare, per favore? Allora, chi non avesse partecipato al nostro primissimo corso non saprà che Samuela Brunamonti è strepitosa, vero, nel tenere i laboratori, perché appunto tenne un memorabile, credo che ancora se lo ricordino coloro che hanno partecipato al nostro primo ciclo di incontri, perché fu veramente una lezione appassionata e di grande interesse per me. Dunque, Samuela Brunamonti, vi ho detto, insegna all'Istituto Comprensivo Pascoli di Gavorrano. Nello specifico ha collaborato tanti anni fa con Fabrizio Franceschini ai corsi per la pubblica amministrazione e poi alla redazione del manuale di semplificazione. Oggi le lascio subito la parola perché ci presenterà i modi per applicare, ecco, a scuola per comunicare, il titolo lo leggo. E le lascio la parola e la ringrazio molto di aver, di aver accolto il nostro invito anche quest'anno. Ringrazio Roberta Cella per le sue parole, che ovviamente non sono vere, quindi e che non mi rendono più tranquilla, perché quando si prepara una lezione di questo tipo ci si rapporta a colleghi, cioè io la mattina faccio quello che voi fate la mattina con i miei ragazzi in classe, quindi riuscire a pensare a qualcosa che vi possa davvero essere d'aiuto e significativo è sempre, insomma, una bella scommessa. Spero di esserci riuscita. Si può vedere le diapositive? Grazie. Dunque, come vi ha spiegato il professor Franceschini, noi con l'Università di Pisa abbiamo tenuto una serie di laboratori di semplificazione del linguaggio amministrativo con tante pubbliche amministrazioni, lavorando a Pisa, a Roma, nelle varie regioni d'Italia. E quindi quando da questi corsi sono ritornata a scuola, ho detto: ma che cosa di quello che ho trasmesso agli amministrativi può servire davvero in classe? Il mio intervento di oggi parte da questo. Che cosa facevamo con il personale delle amministrazioni? Prendevamo le loro circolari, i loro bandi di concorso, i loro contratti, li esaminavamo un po' come ha fatto il professor Franceschini con il testo di Calvino ed altri testi che vi ha presentato, e cercavamo di capire come potessero diventare più efficaci per i destinatari finali. Dico finali perché spesso quando nelle amministrazioni si scrive, non si scrive per il destinatario reale. Ne parleremo tra poco in termini tecnici, se ne è una definizione che è nata con l'Università di Venezia, con il dottor Raso, che ha definito questo fenomeno della comunicazione lo sdoppiamento dell'autore e del destinatario. Quando a noi arrivano circolari da dettare ai ragazzi, sono circolari che sono firmate dal dirigente scolastico, ma non le ha scritte
concretamente il dirigente. Personale dell'amministrazione, della segreteria, ha compilato il testo che viene firmato dal dirigente e inviato nelle scuole. Quando un qualunque dipendente della segreteria, un qualunque addetto alla segreteria scrive quel testo, pensa forse, dico io, ai genitori degli alunni, a noi docenti, ai destinatari finali di quella circolare, ma il primo destinatario è il dirigente scolastico che deve firmare il testo. Non so se poi ne riparleremo nel dettaglio, ma è per farvi avere un quadro d'insieme. Quindi il nostro lavoro era non solo una semplificazione linguistica, ma una semplificazione in chiave comunicativa, perché il testo fosse efficace per il destinatario per cui era nato. Ed è quello che ha cercato di spiegare Calvino. Dunque, questo articolo dal quale è partito il professor Franceschini è un articolo celeberrimo e ogni volta che abbiamo presentato il manuale di scrittura redatto in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, che abbiamo parlato di semplificazione del linguaggio amministrativo, non c'è mai stato nessun docente che non ha potuto cominciare la sua lezione leggendo questo articolo, perché Calvino proprio 51 anni fa, mentre preparavo la diapositiva, mi sono resa conto che non solo era di stagione, come diceva il professore, ma proprio è lo stesso giorno, quindi dopo 51 anni, leggiamo questo testo che potrebbe benissimo essere stato scritto nei giorni passati per essere pubblicato oggi sul giornale. Cioè 50 anni fa Italo Calvino scriveva un testo di un'attualità impressionante e anche così fondante di un intero processo che ha portato negli anni ad avere, io ho detto che è attuale, ma questo non è vero. I testi che ci arrivano a casa da cittadini non sono i testi che arrivavano 10, 15, 20 anni fa. Quindi si comincia a pensare che il cittadino deve capire ciò che legge e questo non è così scontato. Però io volevo ritornare, volevo partire da questo identico testo perché è un testo che racconta di noi insegnanti. Cioè Calvino, quando si è messo a quella macchina da scrivere, io ho pensato che aveva voglia di trasmettere un messaggio chiaro, efficace, a tutti coloro che avrebbero letto il giornale, ed è la stessa disposizione che proviamo noi ogni volta che in classe diciamo questo lo devono capire. E ogni volta che mi metto a leggere Calvino io sento questa spinta comunicativa forte. E Calvino ha pensato che tutti davvero dovevano capire, ma non solo capire, anche ricordare. E questo testo è di facile comprensione e si ricorda proprio perché presenta qualcosa di diverso da quello che ha fatto ad esempio un altro scrittore. Questo è un libro che è fresco, insomma, è uscito da pochi mesi, di Gianrico Carofiglio, Con parole precise, breviario di scrittura civile. È un libro molto bello che si legge davvero in poco tempo e con passione, dove Carofiglio ha cercato di spiegare con la sua sintassi così bella, ha cercato di spiegare quello che il professor Franceschini vi ha spiegato oggi, ha cercato di scriverlo in un testo che ha finalità divulgative. Ecco, quando è arrivato al punto di Calvino, perché non si può non citare questo testo, ripeto, perché appunto ha fondato il concetto di antilingua, il concetto poi di semplificazione, di desiderio di ritornare appunto ad una lingua che abbia lo scopo di comunicare, vi ho fotografato... No, dunque, Carofiglio, che cosa fa? Dice, 50 anni fa, in un pezzo celebre spesso citato, Calvino immaginava con una impressionante verosimiglianza la grottesca verbalizzazione di una testimonianza relativa a un furto di fiaschi di vino. Due punti, e introduce questo. Non sto a rileggervelo. Testimone, stamattina presto andavo in cantina, verbalizzazione, il sottoscritto essendosi recato. Allora, che cosa fa Carofiglio, secondo voi?
all'interno della comunicazione, lo schema della comunicazione che tutti noi conosciamo, caro figlio, elimina il contesto che tanto aveva cercato Calvino per presentarci, non appunto una verbalizzazione, ma proprio una cornice, un contesto comunicativo con un brigadiere davanti ad una macchina da scrivere. L'interrogato, seduto davanti a lui, risponde alle domande un po' balbettando, ma attento a dire tutto quello che ha da dire. Guardate come queste parole ritornano poi in quelle che Calvino indicherà come italiano, come buon italiano, balbettando ma attento a dire tutto quello che ha da dire nel modo più preciso. Vedete che dà questo aggettivo, lo dà alla comunicazione appunto del testimone, dell'interrogato, nel modo più preciso e senza una parola di troppo. Lui ci spiega che cosa sta succedendo, come sta succedendo, ci spiega l'atmosfera e lo fa anche con la maestria che solo un narratore come lui poteva avere. Non so se riesco a spiegarmi. In questo ora non volevo stigmatizzare la pagina di Caro Figlio, ma che cosa, anche perché nella pagina successiva ovviamente sarà costretto a richiamare il contesto narrativo e dirà: il terrore semantico, la fuga dinanzi alla concretezza delle parole e dei significati, induce il brigadiere di Calvino a verbalizzare, quindi è costretto in qualche modo a riportare il testo all'interno della sua cornice. Perché lo sfondo è sempre uno degli elementi fondamentali della comunicazione. Scusate, ho parlato sopra un'altra diapositiva. Quindi sì, sì, certo, ma non stavo spiegando quella. E quindi all'interno delle condizioni di testualità legate allo schema della comunicazione di Jacobson, nell'esempio che abbiamo presentato di Caro Figlio, lui non risponde ad uno dei criteri della testualità, che è quello della situazionalità, perché ciascun testo è comunicativo all'interno di un particolare contesto, di un particolare spazio-tempo all'interno del quale la comunicazione avviene. E allora vi ho portato anch'io un testo che non risponde al criterio della situazionalità, ed è un oggetto, ed è questo, che non è frutto di un furto, ma l'ho preso da un cestino, doveva essere buttato via, diciamo. Quando, ora scusate lo show, questo, ho preso questo cartello all'Agenzia delle Entrate, è perché la mattina in cui è stato presentato il nostro manuale di scrittura, per orientare il pubblico che doveva partecipare alla presentazione, esattamente come hanno fatto in modo egregio qui alla Scuola Normale, hanno messo tutta una serie di indicazioni proprio perché le persone raggiungessero la Sala Europa. E il cartello presentava soltanto una riproduzione della copertina, tra l'altro avevano escluso il Dipartimento di Studi Italiani nel formato, e indicando il luogo dove questi cartelli erano, in tutta la sede di Via Carucci. E quando è finita la presentazione, ovviamente dovevano essere buttati via, ne ho preso uno per ricordo, l'ho sempre tenuto in un angolo, in questi giorni mi è ritornato in mente, perché questo, che in quella sede, in quello spazio, era un testo che comunicava qualche cosa, comunicava una sede. Questo testo, fuori dal suo contesto comunicativo, non ha più senso. In quest'aula non ha più senso se non essere un oggetto che ha, come vi stavo raccontando, una sua storia. Perché, esattamente come ha fatto Calvino, il contesto può diventare anche un contesto narrativo. Perché i testi che noi leggiamo hanno un contesto
all'interno del quale sono stati prodotti, ma c'è una storia che porta alla produzione di quel testo. Non so se riesco a spiegarmi. Quindi ciascun testo è frutto di un contesto comunicativo ed è frutto di una storia che ha portato a scrivere quel particolare testo in quel particolare momento, e quella la possiamo riproporre come ho cercato di fare io. E stamani mattina, che ho preso dalla macchina la borsa sbagliata, mi sono portata a scuola anche la borsa che mi serviva oggi, ho visto questo cartello, non ho resistito alla tentazione, l'ho fatto vedere ai miei ragazzi e gli ho detto: scusate, ma che cosa è questo? E mi sono appuntata un po' di risposte, un po' da io speriamo che me la cavo, diciamo così, perché non appena ho mostrato questo cartello, loro subito mi hanno detto: è un concorso, perché quando io entro in classe con una locandina vuol dire che bisogna partecipare ad un concorso. E è un concorso per imparare a scrivere bene. Perché, dico, da che cosa l'avete capito? Perché c'è una penna, non manuale di scrittura, c'è una penna. Un'altra ragazzina ha detto: è un corso di scrittura in corsivo, perché forse li ha colpiti che in tutto c'è scritto in corsivo. La sala Europa è una sala in Toscana dove fanno i colloqui. No, è una sala amministrativa, perché questa è parola amministrativa, dove si amministra l'Europa, è proprio un... Finalmente una ragazzina ha detto: è un cartello che indica lo svolgimento di un corso o di un concorso, ribadiamo il concetto. E un ragazzino ha detto: è di plastica, perché così si può attaccare anche agli alberi. E poi, tanto per far capire quanto la competenza di ciascun elemento della comunicazione, autore e destinatario, entra nella comunicazione stessa, una ragazzina, e la dice lunga sulla storia che ascoltiamo purtroppo al telegiornale, ha detto: ma l'Agenzia delle Entrate che cosa è? Ah, dice, perché quando uno entra in Europa deve, non ha finito il discorso, e una ragazzina ha detto: no, quella è l'anagrafe e questa è la loro idea. Mentre loro parlavano mi sono resa conto che era proprio anche una questione non solo di situazionalità, ma anche una questione di lessico, che non sapevano cosa significa Agenzia delle Entrate, che cosa è davvero un'amministrazione. Quindi diciamo da capire tutto delle loro risposte. Era solo un piccolo esempio per farvi capire che un testo è tale solo all'interno di un contesto. Altrimenti, se non è rispettato una delle condizioni di testualità, nel manuale di Dressler De Bogrande si parla proprio di non testi, se non rispettano una di queste condizioni. Coesione e coerenza, siamo abituati a controllarli nelle produzioni dei nostri ragazzi, ormai sono entrati in tutte le nostre grammatiche, sono novità di questi anni, prima la linguistica testuale non era nelle nostre grammatiche, ma quando poi... L'altro elemento è quello dell'informatività. Noi controlliamo sempre che i contenuti dei nostri alunni siano i più ampi possibili. Rispetto alle altre condizioni cercherò di soffermarmi, perché è difficile nei testi dei nostri alunni controllare che abbiano rispettato l'intenzionalità, quindi l'intenzione del mittente, l'accettabilità, perché credo che tutti noi da docenti sperimentiamo che noi siamo i primi destinatari dei testi dei nostri studenti e abbiamo un livello di accettabilità che è pari, che supera il 100%, nel senso che siamo disposti generalmente ad accettare pressoché tutto, diciamo così, e questo non li educa ad avere un destinatario che può non accettare tutto, cioè ci ritorneremo pian piano.
Sono partita volentieri da Calvino perché così per passione tengo corsi di lettura creativa, di lettura, non so nemmeno come definirli, all'Università della Terza Età di Castiglione della Pescaia, un paese caro ad Italo Calvino, e nel settembre-ottobre 2015 è stato fatto un ciclo di conferenze per il trentennale della morte e mi hanno invitato a questa conversazione, quindi ho tenuto l'ultima di queste lezioni e nell'approfondire non solo per l'Uni3 ma anche per questo convegno il Calvino narratore, quando in questi giorni mi sono ritrovata a rileggere appunto con un occhio diverso il Calvino saggista, si è realizzato un cortocircuito, cioè ho capito che i criteri di scrittura che guidavano Calvino quando narrava e quando argomentava erano gli stessi. Ovviamente cercherò di fare un'esemplificazione che ci possa servire nelle nostre scuole, non intendo fare ovviamente una lezione per universitari, ma è perché mi sembra, spesso tra colleghi mi dicono a me piace tanto il Calvino saggista, un po' meno il Calvino narratore, e il contrario. Ecco, entrando dentro i testi di Calvino, guardando ciò che guida la sua scrittura, ci rendiamo conto che partiva dagli stessi parametri, dagli stessi obiettivi. Cercherò di spiegarmi meglio. Come diceva il professor Franceschini, l'esattezza era uno dei punti di forza, di riferimento di Calvino. In una delle lezioni americane che avrebbe dovuto tenere ad Harvard, che non tenne, nel 1985, il testo era pronto. Uno dei valori su cui lui punta è quello dell'esattezza e dà tre parametri, io ne ho indicati soltanto due perché il terzo parametro è quello che poi lui spiega nell'antilingua, e cioè la precisione, la concretezza nelle parole che si scelgono. Gli altri due sono un disegno dell'opera ben definito e ben calcolato e l'evocazione di immagini visuali nitide, incisive, memorabili. In italiano Calvino affrontava anche la questione del codice, perché lui aveva scritto le lezioni americane in italiano, avrebbe poi dovuto tradurle per presentarle in America. In italiano dice abbiamo un aggettivo che non esiste, che è icastico. Ecco, il Calvino narratore, soprattutto il primo Calvino, è stato in gran parte influenzato dal lungo lavoro che aveva fatto per la scrittura delle fiabe italiane, è stato definito il Grimm italiano. E proprio per il disegno dell'opera lui diceva mi interessa della fiaba il disegno lineare della narrazione, il ritmo, l'essenzialità, il modo in cui il senso di una vita è contenuto in una sintesi di fatti, di prove da superare, di momenti superati. Se a qualcuno di noi viene il dubbio, quando in prima media dobbiamo affrontare la questione della fiaba e della favola, viene il dubbio che possa essere un lavoro significativo, può benissimo andarsi a rileggere tutte le pagine esemplari che ha scritto Calvino su quello che gli aveva lasciato lavorare sulle favole, fino a dire questa frase che poi è diventata un aforisma, che le fiabe sono vere, così concludeva Calvino. Ecco, l'impianto, la struttura comunicativa della fiaba entra profondamente non solo nei primi testi di Calvino, che sono come delle grandi fiabe, dal Sentiero dei Nidi di Ragno e poi i nostri antenati, il Visconte Dimezzato, il Barone Rampante, il Cavaliere Inesistente, ma anche negli altri testi. Allora, quindi il disegno dell'opera ben definito lo ritroviamo facilmente in una fiaba, in una narrazione. Nel racconto del brigadiere, chiamiamolo così per intendersi velocemente, anche lì la scena è colta nella sua interezza. Lui ha in mente un disegno ben preciso, non solo da dare a tutto l'articolo, ma da dare anche alla scena che presenterà. Non solo, tutti questi articoli, questi saggi, escono, e vi ho riprodotto in una delle tante edizioni, in un libro intitolato Una pietra sopra. E lui,
nell'introduzione cerca di spiegare il disegno dell'opera che lo ha guidato, cioè che cosa, una volta visto a posteriori, qual è il tema del libro, il disegno del libro, e allora prova a raccontarlo e dice: il tema del libro sarebbe questo, per un certo numero di anni c'è uno che crede di lavorare alla costruzione di una società attraverso il lavoro di costruzione di una letteratura, col passare degli anni si accorge che la società intorno a lui però risponde sempre meno a progetti e previsioni, quindi cerca di spiegare al suo lettore il disegno che lo ha guidato in tutti i saggi. Non solo, quando si arriva all'altro parametro, il fatto di evocare sempre immagini visuali nitide e memorabili, questo, se nella fiaba, se nel narrare, è davanti agli occhi di tutti. Calvino diceva, questo in un'intervista che è riprodotta in Eremita a Parigi, ho sempre considerato Pinocchio un modello di narrazione dove ogni personaggio ha un'evidenza visiva. Quindi è chiaro per tutti che in una storia come Pinocchio, dire che un ragazzino dice le bugie è una cosa, dire che un ragazzino, quando dice le bugie, gli si allunga il naso, è un'altra. È l'evidenza visiva che piace a Calvino. Il fatto che un ragazzino sia disubbidiente è una cosa, il fatto che un ragazzino diventi un asino è un'altra. Quindi ecco le immagini visuali nitide e memorabili. Ma facevo un po' caso a quello che leggevamo, ai testi che ci ha presentato il professor Franceschini. Quando ci leggeva il testo di Guicciardini e ci parlava che tra appunto il palazzo e la piazza c'è una nebbia, un muro, queste immagini entrano nella nostra capacità di comprensione e rafforzano la comprensione del contenuto essenziale della comunicazione. Tutti noi, non solo i bambini che ascoltano le storie, questo Calvino lo aveva capito benissimo, perché cioè, tutti noi abbiamo bisogno di immagini in cui appoggiare contenuti forti. Ne hanno bisogno i nostri ragazzi e noi possiamo sapere quanti esempi cerchiamo di fare perché loro possano apprendere contenuti difficili a partire da spiegazioni semplici, ma ne abbiamo bisogno anche noi adulti. E quindi è qui che mi ha colpito tanto il saggio di Calvino, ritornare al saggio di Calvino a partire da questo parametro, perché Calvino nel testo del brigadiere, chiamiamolo così, ci fa vedere appunto un testimone un po' impacciato, ci fa vedere una macchina da scrivere, ci dirà che coloro che ogni giorno trascrivono questi testi in una antilingua lo fanno con la velocità di macchine elettroniche. Quindi Calvino è sempre alla ricerca di immagini che possano incidersi nella memoria. E quando arriva a raccogliere i saggi di circa 50 anni, lo fa dando questo titolo al volume, Una pietra sopra, e dice: posso ora raccogliere questi saggi in volume, cioè accettare di rileggerli e farli rileggere, per fermarli al loro posto nel tempo e nello spazio, per capire il punto in cui mi trovo, per metterci una pietra sopra. Non so se riesco a me questo tentativo di avvicinare la cultura anche alta alla comprensione di tutti affascina, perché è lo sforzo che noi facciamo ogni giorno. E quindi l'idea che un intellettuale del suo calibro abbia scelto questa strada a me colpisce tanto, perché fa quello che fa Collodi con le orecchie dell'asino. Ora non voglio... Non solo, Calvino non si accontenta di questa definizione. Dopo aver pubblicato il testo e aver spiegato perché si intitola Una pietra sopra, ci ripensa e dice: certo, gli ultimi testi del volume non posso storicizzarli perché corrispondono ai miei pensieri di adesso. Vuol dire che da un certo punto in poi la pietra che poso sulle pagine scritte va intesa solo come un fermacarte. Questo è un articolo apparso qualche mese dopo la pubblicazione dell'opera sulla Repubblica, perché sentiva l'esigenza
Non siamo in presenza di semplici metafore, non so se riesco, è proprio il tentativo di prendere dei contenuti complessi e di martellarli, come disse Cesare Pavese quando lesse Il sentiero dei nidi di ragno, disse che Calvino aveva preso la vita intera, la vita vera, e l'aveva martellata nella pagina scritta. Ecco, è un po' questo, è comprimere concetti complessi dentro immagini. E questa idea di immagine, di disegno, ci deve guidare nel guidare i nostri ragazzi a scrivere, perché il disegno, se sono riuscita a spiegare che cosa intendeva Calvino, il disegno deve venire prima e dopo la lettura, cioè prima e dopo la scrittura. Dobbiamo avere in mente un disegno dell'opera, una mappa concettuale, come la vogliamo chiamare, un'idea circoscritta di quello che vogliamo dire, e dobbiamo disegnare qualche cosa che abbia una sua visibilità. All'interno del testo ci deve essere qualche cosa che si incide nella memoria di chi ci ascolta. Ognuno sceglie la sua strada. Calvino ci dice: questa delle immagini funziona, poi se ne trovate altre ben venga, mi immagino questa risposta in lui. Ecco, quindi però tutto questo, scusate, cercavo di riprendere il filo, tutto questo lo fa avendo uno scopo preciso. Cioè Calvino, ogni volta che si accinge a scrivere un testo, che sia una narrazione, che sia un saggio, ha questa volontà di far capire. E due anni fa, quando cercai di parlarvi del potere di questo titolo che lui dette ai tre romanzi che aveva scritto, Il Visconte Dimezzato, Il Barone Rampante e Il Cavaliere Inesistente, lui aveva intitolato questa trilogia I nostri antenati. Per fare che cosa? Per dire: ogni volta che te, lettore, infili la tua vita in un testo, diventa il tuo testo, diventa qualcosa che sta comunicando un contenuto a te. Per avvicinare la cultura ai suoi lettori, che cosa fa? Lo spiega con questo titolo e dice: le storie che te leggerai non sono storie di persone che non sono esistite, fantastiche, sono le storie dei tuoi antenati, quindi ti riguardano. Ecco, questo scopo che c'è nel titolare la trilogia, di avvicinare l'opera al suo lettore, è uno scopo che c'è nel suo fare scrittura. Lui scrive perché deve comunicare qualcosa. Ora, non vorrei risultare banale, ma si scrive bene quando davvero dobbiamo comunicare qualcosa. Che cosa vi dicevo all'inizio mi ha lasciato il semplificare, il cercare di semplificare con i dipendenti amministrativi la scrittura amministrativa? Mi ha lasciato questo, che la scrittura vera, diciamo così, la scrittura del mondo del lavoro, è una scrittura che nasce per comunicare, per fare cose, come diceva il professor Franceschini citando il libro di Austin. Noi a scuola viviamo in un mondo in cui la scrittura non ha questo potere comunicativo. E quando diciamo ai nostri studenti: scrivi una pagina di diario, ironizzavo con una amica che fa parte del pubblico, dicevo: un ragazzino, la prima cosa che gli verrà da pensare è: perché devo scrivere la pagina di diario e perché la devi leggere te? No, è così. Eppure, Maria Teresa Serafini, in uno dei testi che ha scritto sulla didattica della scrittura, ha scritto un qualcosa che si riferisce a 36 anni fa, un testo che quando l'ho riletto mi sono impressionata, perché lei, così, in una... si lascia andare a una sorta di autobiografia e dice: nell'ottobre del 1978, alla mia prima esperienza di insegnamento, ho vissuto in prima persona il tipico imbarazzo degli insegnanti verso il compito in classe.
Volevo assegnare il tema e poi correggerlo, valutarlo, facendo come gli altri miei colleghi. Mi sono resa conto ben presto che ciascuno seguiva criteri individuali. Anche sui libri di testo non era del tutto possibile trovare indicazioni. Ho scoperto che molti di loro raccoglievano gelosamente, in un quaderno, i titoli dei temi, titoli di vecchie maturità, belle frasi ritagliate da libri o giornali, titoli inventati. E allora con alcuni di essi è nato spontaneamente uno scambio e un confronto. Questo scambio comunque si è arrestato a livello superficiale dei titoli dei temi, senza affrontare i problemi molto più importanti della didattica della composizione e dei criteri di correzione e di valutazione. 36 anni fa, il suo primo anno di insegnamento, non è così distante da... Io ce l'ho il quaderno, non so voi se ce l'avete... E sarebbe interessante, credo che il sogno di ogni insegnante è che questi quaderni vengano pubblicati, ovviamente. Ovviamente siamo andati avanti perché si è capito che si può insegnare a scrivere. Non è un concetto così nuovo questo. Quando io sono andata a scuola, certo non era ieri, però quando io sono andata a scuola non c'era questa consapevolezza nei docenti che si potesse insegnare a scrivere. C'era chi era dotato, chi era meno dotato, si cercava di supportare un po' tutti. Invece ora c'è in noi l'idea che si può insegnare a scrivere. Come è un'altra questione. Però percepiamo che è un processo, alcune parti di questo processo sono trasmissibili. Poi la magia, lo provano anche i nostri colleghi di matematica, poi c'è sempre il punto in cui deve scattare qualche cosa. Però ora siamo molto più simili ai nostri docenti di matematica di quanto non lo fossimo qualche decennio fa. Quindi sono qui per condividere con voi alcune delle strategie che si possono adottare per avvicinare, come dicevo in premessa, quello che li aspetterà dopo, cioè il mondo del lavoro, in cui dovranno scrivere per comunicare. Non diventeranno scrittori di temi, nessuno di loro. Temi, ora poi c'è stata tutta un po' una campagna denigratoria su questo, quindi ora non si dice più nemmeno si fa il tema, si fa qualcosa di il testo, ecco. Quindi... Però le indicazioni ministeriali restano quelle. Quindi dobbiamo renderci conto che nessuno di loro da grande farà questo. Da grande scriveranno, prenderanno la penna, ormai forse no, ma insomma prenderanno il loro tablet per comunicare. Parlo per lavoro, perché per piacere ovviamente lo fanno molto più di noi. Questo era... vi volevo soltanto far vedere questa importanza della cornice in uno degli altri testi di Calvino, che sono le città invisibili, dove lui, lo vedete in fondo alla diapositiva, per presentare un elenco di città invisibili, appunto, che cosa fa? Le inserisce in una cornice narrativa e dice: non è detto che Kublai Khan creda a tutto quello che dice Marco Polo quando gli descrive le città visitate nelle sue ambascerie, ma certo l'imperatore dei Tartari continua ad ascoltare il giovane veneziano con più curiosità e attenzione che ogni altro suo messo ed esploratore. Nella vita degli imperatori c'è un momento che segue all'orgoglio per l'ampiezza sterminata dei territori che abbiamo conquistato, alla malinconia, eccetera. Volevo solo leggervi l'ultima parte. È un imperatore che ha un impero che si sta disgregando, ma dice: solo nei resoconti di Marco Polo Kublai Khan riusciva a discernere attraverso le muraglie e le torri destinate a crollare la filigrana di un disegno sottile che sa resistere a tutto. Ritorna su questo concetto. Leggere le città invisibili significa sentir raccontare il rapporto che c'è non tra Marco Polo e Kublai Khan, ma tra ogni scrittore e ogni lettore. Marco Polo è lo scrittore, Kublai Khan è il lettore, poi c'è un punto della storia in cui i ruoli tentano di invertirsi, ma non è possibile, perché lo scrittore è colui che dirige, diciamo, la spinta della comunicazione, ma
ci sarà un colpo di scena, diciamo così. Ma che cosa fa per... Ovviamente parlo della cornice di Calvino, si poteva partire dalle Mille e una notte, si poteva partire da Boccaccio, non è l'unico ad utilizzare la cornice narrativa ovviamente, ma individua un emittente, un destinatario, e poi ve l'ho messo in neretto. Quando dice: nella vita degli imperatori c'è un momento che segue all'orgoglio per l'ampiezza sterminata dei territori che hanno conquistato, sarebbe linguisticamente, ma lui dice che abbiamo conquistato, e inserisce, ovviamente in narratologia il tutto è molto più complesso, io cerco di semplificare in chiave comunicativa, però Marco Polo sa benissimo che c'è un'altra persona che lo sta ascoltando, e siamo noi. E questo noi ti arriva dritto allo stomaco, perché ti stupisce, perché grammaticalmente noi non c'entreremmo niente nella storia, e ci fa entrare proprio nel tessuto grammaticale del testo. Quindi ora ovviamente la questione è complessa, spero di essermi spiegata. Quello che fa Calvino, come ogni altro scrittore che sceglie di inserire i propri testi in una cornice, dà la possibilità ai testi di essere messi in risalto alla cornice, alla cornice di essere messa in risalto dai testi, solo per il fatto di essere messi uno accanto all'altro, uno fa da cornice all'altro. Ecco, la descrizione delle città invisibili non sarebbe la stessa se non fosse pensata all'interno di questa cornice. Quello che te stai leggendo, partendosi di là e andando tre giornate verso Levante, l'uomo si trova a Diomira. Quando leggi questo, te lo devi immaginare che c'è un imperatore che insieme a te sta ascoltando, e immaginarti questa cornice arricchisce il testo. Se io vi mostro di nuovo quel cartello che ho portato via dall'Agenzia delle Entrate, la cornice che vi ho presentato, anche narrativa, perché vi ho detto la storia di un giorno per me importante, in cui veniva presentato un libro in cui avevo scritto due capitoli, non avevo fatto niente di più, però era significativo, questa cornice narrativa entra nel testo. Quello che vi ho detto, ho fatto stamani mattina con i miei studenti, entra nel testo, cioè la cornice dà valore al testo e lo aiuta a comunicare. Quindi, se da questo arriviamo alle nostre tracce, che cosa chiedere ai ragazzi? Questa cornice, l'idea di cornice ci può aiutare in modo molto più semplice, avevo anche sintetizzato, la cornice dà contorno alle cose, le mette in evidenza, anche la cornice proprio di legno che mettiamo intorno alle nostre fotografie. I testi acquistano senso e evidenza dalla situazione. In modo molto più semplice, Gianni Rodari, tutti noi conosciamo le favole al telefono, non altrettanto conosciuta è la presentazione del perché si chiamano favole al telefono, in cui Rodari immagina che un padre di famiglia che si allontana per lavoro ogni sera telefoni alla propria bambina e gli racconti una storia. Questa è una cornice che ha la durata di una pagina, ma è bellissima perché Rodari lega la lunghezza del testo ad un elemento che fa parte della cornice comunicativa, cioè alla quantità di tempo che il padre può dedicare alla telefonata, perché le telefonate costano, dice Rodari. E non solo, il finale ovviamente, che è una promozione stupenda del libro, dove dice: mi hanno detto che quando il signor Bianchi chiamava Varese, le signorine del centralino sospendevano tutte le telefonate per ascoltare le sue storie. Sfido, alcune sono proprio belline. Questo è un tocco da maestro che è veramente incredibile. Ma dopo questa introduzione non si possono leggere le favole al telefono senza una qualunque, io ho scelto quella più vicina a Follonica, che è la famosa pioggia di Piombino, che piovono confetti, ma non si può non pensare a questa cornice, non si può non pensare che questa storia fa parte di un'altra storia, e questo
apro una parentesi che sarebbe lunghissima, quando insegniamo un testo complesso, che è quello della sintesi, ai nostri ragazzi, non si può non aiutarli, almeno in modo semplice, a riassumere con distanza dal testo, si dice tecnicamente. Cioè, quando i ragazzi arrivano a riassumere una delle favole al telefono, dovrebbero dire che è una delle favole e citando l'introduzione, ma su questo, se ne avremo tempo, torneremo, perché è una delle altre questioni, quella delle intertestualità. Noi dovremmo mettere in condizione i nostri ragazzi di saper citare in modo adeguato il testo. Detto invece come lo possiamo immaginare realisticamente in classe, portarli alla fine della terza media e saper distinguere tra un testo e il parlare di quel testo, vedere un film e il testo che racconta il film, quello che appunto è la distinzione tra testo primario e testo secondario, perché difficilmente la raggiungono se non stiamo attenti. Quindi, che cosa fare a scuola? A scuola bisogna tenere in mente che il testo è una unità di comunicazione, e ho cercato di dimostrarlo anche con il testo, con questo benedetto cartello. Senta quanto è tornato comodo, chi l'avrebbe detto? Io l'avevo preso per incorniciarlo, a proposito di cornice, ma poi la cornice non l'ho mai fatta. Occorre ricordarsi che la competenza comunicativa non è saper scrivere bene, come ci insegnavano a noi. Saper comunicare significa flessibilità relazionale. Che cosa vuol dire? Saper scrivere bene per il destinatario al quale stiamo scrivendo, per comunicare quello che vogliamo dire, perché altrimenti non è importante solo la coesione e la coerenza, ci direbbero Dressler e Debogrande. Se sai scrivere bene, se hai una bellissima sintassi, hai rispettato solo 2 condizioni su 7. Se hai detto tante cose, ne hai rispettate 3, ma ce ne sono altre di condizioni di testualità, e ce ne dimentichiamo anche noi, ma non perché non le conosciamo, ma perché nella pratica quotidiana lo scrivere a scuola è diventato un po' questo. Questo, e bisogna ricordarsi quello che dicevo all'inizio, lo sdoppiamento dell'autore e del destinatario. Quando i nostri ragazzi scrivono, dice scrivi una lettera alla tua amica Maria che è lontana, loro dicono cara Maria e hanno in mente l'insegnante, perché è l'insegnante che corregge. Ma quando io vi ho detto che questo fenomeno è stato coniato per le pubbliche amministrazioni, se ritorniamo all'esempio che vi ho fatto della segretaria che ha in mente il dirigente e non il genitore dell'alunno che riceverà quella comunicazione, o il docente tal dei tali che riceverà la comunicazione, più la segretaria avrà in mente il destinatario finale e meglio verrà il testo, più comunicativo sarà. E quindi dobbiamo insegnare ai ragazzi non a pensare a noi, a pensare all'amica Maria. Che cosa vuole questa amica Maria? Perché anche noi in fase di correzione non dobbiamo verificare se ha detto tutto a noi, ma se ha detto tutto all'amica Maria e come lo vuole sentire l'amica Maria. Però che cosa succede? È un bel pasticcio, perché se loro scrivono come scriverebbero all'amica Maria, se scrivessero, ora non ho voglia di scriverti, tanto lo sai che odio scrivere, prima o poi ti mando un messaggino vocale, punto. Si può sorridere tanto sul nostro fare scuola, questo lo sappiamo benissimo, però spesso non siamo coerenti noi nelle nostre richieste, ma non noi singoli insegnanti, è il sistema scuola. Quindi dobbiamo educarli ad avere in mente il destinatario reale. Noi per primi dobbiamo pensare che il destinatario che abbiamo messo davanti ai loro occhi è il destinatario di quel testo, e non noi. E esattamente come
Rodari sapeva benissimo che quel padre non avrebbe parlato solo alla figlia, ma avrebbe parlato anche alle signorine del centralino. Io ho una signora che ha fatto davvero quel lavoro e diceva che queste cose succedevano davvero, che interrompevano e ascoltavano a volte qualche telefonata un po' particolare o qualche bel racconto. Mi hanno detto che è vero. Ecco, quindi che cosa si può fare? Seguendo un cartone animato, io ho un bambino di 4 anni, quindi un po' di cartoni animati ultimamente li frequento. Seguendo un cartone animato che è di moda in questi periodi, il personaggio dice sempre facciamo finta che. Ecco, a scuola possiamo fare finta che, possiamo simulare, proprio perché, come diceva il Bruni in uno dei manuali di scrittura, diceva la scuola è una palestra di scrittura. Ok, alleniamoci allora, ma alleniamo tutti i muscoli. Non possiamo soltanto chiedere i testi in cui loro scrivono a noi. In questi giorni i ragazzi hanno partecipato ad una manifestazione. Io sono dovuta rimanere a scuola per un'altra riunione, non sono potuta andare. Quando ho chiesto a loro di scrivermi un testo per raccontarmi quello che era successo, mi sono sorpresa dei loro testi. Cioè loro sapevano che io non c'ero e allora hanno sentito l'esigenza di dirmi davvero come erano andate le cose. Ma quando noi li portiamo ad una qualunque manifestazione, che sia un film, che sia una mostra, che sia una qualunque visita ad una città, siamo lì con loro, ascoltiamo tutto, vediamo tutto, spesso sentiamo anche quello che fanno loro, non solo quello che fanno i relatori o personaggi principali, diciamo così, poi gli chiediamo la relazione, un resoconto. Ma loro potrebbero guardarci negli occhi e dire ma te c'eri. Quindi capite che spesso facciamo una richiesta che non è forte lo scopo comunicativo, quello dobbiamo rafforzare. Allora, io ho provato a pensarci, ho fatto anche delle prove in classe, vi ho portato qualche risultato. Gli attori usano una parola che è il sottotesto, cioè per far recitare bene un attore usano un sottotesto che che costituisca un terreno preparatorio a quello che poi l'attore dovrà dire al momento del suo intervento nella scena, lo stesso in teatro. E Vincenzo Cerami, non so se voi avete avuto la fortuna di partecipare alle lezioni che fece qui all'Università di Pisa in 3 lezioni che si intitolarono La bottega del racconto, e lui disse che non è difficile scrivere dialoghi, è impossibile, disse Cerami, perché un dialogo è solo la conseguenza di una messa in situazione. Una volta che ti hai messo i personaggi in situazione, possono anche dirsi soltanto sto bene. Non è importante le parole, il contenuto del messaggio, ma è che cosa ha portato quel personaggio in quel particolare momento, dopo quella storia di vita che ha, a dire quelle 2 parole, sto bene. Quindi parlava di messa in situazione e noi dobbiamo fare così, dobbiamo, facendo finta che, provare a mettere i nostri studenti in una situazione comunicativa. Ovviamente l'esempio che io vi ho portato è un esempio forzato, si può fare ogni tanto, non si può fare sempre, ma siccome non sempre si può lavorare con i nostri studenti a delle comunicazioni reali, poi vi ho portato altri esempi perché anche i momenti in cui si possono far scrivere davvero per situazioni concrete e reali bisogna sfruttarle qualunque esse siano, ma siccome non è sempre possibile si può provare delle simulazioni. Ricordandosi anche non solo lo schema della comunicazione, ma i 2 parametri di Calvino, il disegno dell'opera. Noi dobbiamo, quando si chiede a loro di produrre un testo, noi dobbiamo avere un disegno di quello che loro devono poi scrivere. Non so se... perché le nostre tracce diranno a loro... non a caso si chiamano tracce, non titoli. Dovranno descrivere il disegno dell'opera.
Noi spesso siamo presi dall'ansia, perché se non gli diamo la buona traccia, allora non è una buona scaletta, allora, cioè, non solo noi ci mettiamo nelle condizioni del destinatario, ma anche del, è uno sforzo grosso quello che ci chiede il mondo, cioè di insegnare a scrivere dentro la scuola, dove appunto i testi sono in qualche modo sempre finti. Allora, pensare che dobbiamo mettere di fronte a loro il disegno dell'opera e guidarli alla creazione di immagini memorabili, di immagini concrete, che diano concretezza al loro testo. E questo, poi ci ritornerò quando vi parlerò delle fasi della scrittura, si parla tanto di scaletta, esiste nella fase progettuale la lista disordinata di idee, che gli anglosassoni dicono brainstorming, e esiste la scaletta. Una non deve escludere l'altra, perché la scaletta viene dopo, quando te hai in mente il disegno dell'opera, allora sei bravo a presentare i 4-5 pezzi del puzzle, perché la scaletta è quello, il disegno ce l'ho, ora ti dico prima il pezzo 1, poi il 2, il 3, il 4. Ma solo la lista disordinata di idee consente a loro di pensare a qualche immagine concreta, episodi veri, reali, di cose che gli succedono. Perché non l'ho portato dietro, quando il professor Franceschini diceva che giustamente Calvino aveva fatto un esercizio di stile di Kenosse, se vi andate a leggere all'interno degli esercizi di stile, il racconto che c'è sotto la parola svolgimento, che è la parodia di un tema in classe, la dice lunga su quello, mi dispiace non l'ho portato dietro, la dice lunga su quello che pensano di noi il resto del mondo. Allora, vi faccio vedere una traccia che ho dato in questi giorni, non mi prendete per matta. Avevano letto un libro i ragazzi e gli avevo detto che prima o poi avrebbero dovuto raccontarmelo, però non avevo voglia di leggere e correggere le loro relazioni scaricate da internet. Questo è dato ad una seconda, perché ora il nostro nemico ovviamente è la rete, ma non perché sia un nemico, perché si può utilizzare in positivo, ma chi di noi, se non è riuscito a finire di leggere un libro, non legge la trama su internet, le recensioni, ormai, cioè, non è che c'è bisogno di molto. Quindi si può cercare di ottenere qualche cosa da loro solo con delle richieste che su Google non vengono soddisfatte. Allora, provate a leggere con me questa traccia. Un regista chiede il testo di una lettera che il protagonista del suo prossimo film, un adolescente, invia ad un amico o amica per accompagnare il dono di un libro. Nel film questo punto sarà una sorta di pubblicità a quel libro e quindi la lettera deve presentarne un po' la trama e un po' i punti di forza. Il regista ha chiesto aiuto ad una scuola perché la lettera, che nel film verrà letta da una voce fuori campo, sia un testo credibile, il più vicino possibile al mondo degli adolescenti. Il regista ha chiesto ai docenti d'italiano di correggere i testi e di inviare alla casa cinematografica solo quelli più vicini alle sue richieste. Ora, questo testo non mi date il voto, perché io ve l'ho voluto portare così come mi è venuto, perché è così come l'ho dettato ai ragazzi, perché non volevo ritoccarlo, non ne ho avuto voglia forse, non lo so, ma insomma mi piaceva portarvelo così come l'ho dettato. Ecco, e vi volevo far riflettere su quello che ho provato a fare, cioè ho provato a mettergli di fronte un destinatario reale, che è l'amica o l'amico a cui invieranno il libro, ma anche la consapevolezza del doppio destinatario. Cioè l'insegnante d'italiano che lo legge e ti ci dà il voto c'è, e io non lo posso togliere. Non lo posso togliere, non c'è nessun modo. Loro non scriveranno mai senza pensare a me, altrimenti... E guardate, spesso loro scrivono senza pensare a noi, ed è quello il grave. Loro sono capaci a volte di scrivere dei commenti su di noi nel testo che noi correggiamo. Allora, quando io leggo queste annotazioni, dico, io non sono riuscita a trasmettere il concetto di comunicazione, perché qui siamo proprio
a livello base, eppure lo fanno solo con me, no? Quindi, di mettergli davanti il destinatario reale, la consapevolezza che ci sono altri destinatari, ora qui c'è anche il regista, ovviamente, però, e lo scopo che è quello di accompagnare un libro e di mettersi a raccontare la trama ad un'amica, ma perché? Perché nel film questa voce fuori campo darà delle indicazioni su un libro e tutti noi, non so se ci avete fatto caso, nelle fiction che ci sono adesso, ci sono tanti lettori, sempre pile di libri e, e i protagonisti hanno in mano i libri. Mi colpisce questo, perché nei film per adolescenti non era così frequente prima. C'è questo tentativo di promuovere il libro anche attraverso queste immagini. Ecco, se una voce fuori campo racconta qualche cosa della trama, ha senso che te, ragazzo, mi descriva la trama, perché quando noi chiediamo a loro, ripeto, le relazioni, loro lo sanno benissimo che noi la trama la conosciamo meglio di loro. È quello che non c'è lo scopo di essere proprio chiari fino in fondo. Quindi vi ho portato, così per condividere un po' il mondo della scuola, i risultati di un testo che ho tentato di inserire in situazione. Ci sono risposte sbagliate. Ecco, questa definizione di risposta sbagliata in un tema non è così frequente, cioè non spesso abbiamo la possibilità di dire questo è sbagliato. Perché in un tema, a me piace chiamarlo tema, perché in un testo che noi facciamo scrivere, spesso riuscire a far capire perché quello che hanno scritto è sbagliato è un pasticcio. Non parlo di un errore grammaticale, anche quello, perché quando si arriva a correggere la sintassi ti guardano con degli occhi come per dire secondo me si capiva anche meglio prima, però se te non l'hai capito lo correggerò. Quindi, se una ragazzina mi scrive: cara Nicole, un regista ci ha chiesto di leggere un libro e poi scriverglielo per fare una pubblicità e metterlo in un suo film, io posso dire che non ci siamo, perché anche la questione del fuori tema, cioè non è così chiara, perché a volte le nostre tracce sono talmente generiche che anche il fuori tema viene a noi perché abbiamo delle aspettative su quel testo, ma se proprio lo guardiamo fino in fondo, il fuori tema non esiste, ovviamente è voluto e non esista mai, perché però insomma, via, ora. Caro regista, lei ha chiesto alla scuola di scrivere un libro letto ed è quello che io ora sto facendo. E quindi risiamo appunto nell'ambito della risposta sbagliata. Ma ci sono anche altre risposte sbagliate, diciamo così, in chiave comunicativa. Perché un ragazzino ha scritto solo la trama. Dice, ci avevi detto, volevi la relazione, io l'avevo preparata e ti ce l'ho scritta proprio per benino. Caro Luigi, dopo aver letto questo libro, il titolo, visto che mi è piaciuto tanto, tenta una motivazione, ho deciso di mandartelo per vedere se la pensi come me. Parla di un ragazzo di nome Carlo che due pagine di trama, punto e firma. Ecco, questo che in una relazione te accetteresti diventa sbagliato da un punto di vista comunicativo ed è un'educazione che alla fine introiettano. È un gioco di ruolo e si possono anche, per chi di noi è più creativo, fare davvero dei giochi di ruolo in cui ci si ferma ad un attimo e si scrive su quello che è successo. Quando ero un po' più giovane ci ho provato, poi anche il tempo scuola ora si è un po' ridotto e anche le energie, la voglia di creatività, però si può appunto simulare e in questo modo loro, il loro mondo ce lo raccontano perché sono sviati dalla situazione, ci entrano nella situazione chi di loro ha voglia di far bene e ad esempio una ragazzina mi scrive: passati 2 mesi, il libro era bellissimo, passati 2 mesi ero già a metà libro. In una relazione non ce lo scriverebbero.
Però questo a noi ci serve, perché se questa ragazzina ci mette 4 mesi a leggere un libro che adora e si capisce da come ne parla, in questo modo io lo posso sapere, perché inutile nascondersi dietro a un dito. Spesso attraverso il tema noi non vogliamo solo l'esercizio di scrittura, ma vogliamo entrare nel loro mondo, nella loro capacità di comprendere i testi, e quindi c'è bisogno che loro siano sinceri. Non so se... Poi ci sono anche quelli che ci riescono ad entrare nella situazione. Caro Giacomo, ti scrivo per salutarti, ma anche per regalarti questo libro. Si intitola L'amico ritrovato, ma penso che tu l'abbia già notato se hai letto la copertina. Quindi è entrato nel contesto. Non ho ben capito come, va avanti, insomma, racconta un po' la trama e dice: non ho ben capito come, ma da quel momento diventano amici inseparabili. Anche questo passaggio in cui lui mi dice: professoressa, c'è un punto, perché L'amico ritrovato è un libro bellissimo, un libro difficilissimo, c'è un punto che non ho capito, ma te lo dice, e lo dice in una chiave comunicativa corretta. Non, spero di essere chiara. Non, di amici inseparabili come noi due. Ora non ti voglio spifferare il finale, ma ti posso dire che il punto più forte è proprio verso la fine, e non riesce a non spifferargli, come dice lui, il finale. Poi ci sono anche altri testi. Carissima Adele, ma quant'è che non ci vediamo? Sono solo 2 settimane che sei via, ma il fatto di non averti accanto mi rattrista ogni giorno. E qui ho capito che l'errore l'ho fatto io, perché io non gli ho detto perché avviene questo regalo, perché manda questo libro. Quindi i ragazzi hanno tentato di inserire un ulteriore contesto comunicativo che nel film, se entriamo nella situazione, sarà tagliato, perché il film avrà la sua storia, non quella che lei racconta. Quindi capite che anche provando a fare così ci si rende conto che il rapporto traccia-testo non è un rapporto univoco, cioè noi dobbiamo cercare di rendersi conto che troveremo quello che gli abbiamo dato. Ma anche, io mi sono scusata un po' di questa sintassi, perché se vogliamo fare esercizi così, dobbiamo noi scrivere bene. Cioè il testo che loro leggono di messa in situazione deve essere un buon testo, perché quello è il loro punto di riferimento. Quindi è un gioco. Poi vi darò la mia mail. Se provate qualche cosa, creiamo una comunicazione, perché dicevo, il processo di scrittura si può insegnare. Io tento così di dirti: quello che te scrivi è un elemento è un'unità di comunicazione, non è un testo che viene messo nell'archivio dell'insegnante. Te devi provare a dire qualche cosa a qualcuno e a raggiungere uno scopo. È 5 alle 6? Scusatemi. Allora io che faccio? Vi volevo dire tantissime cose e vi leggo soltanto un altro testo. Avevo provato a chiedere ai ragazzini di prima, ora se no vi distraete, ho pochissimi minuti, avevo chiesto di tranquillizzare una ragazzina che dal mese successivo sarebbe entrata nella loro classe e che mi aveva contattato, e gli avevo detto: guarda, scrivi loro una lettera, così loro ti rispondono e io lo uso come compito in classe. Questo per far capire che c'era il doppio destinatario. Tanto che questa ragazzina diceva: cominciamo bene se lo usa come compito in classe, permettermi. Ecco, quando sono arrivati a tranquillizzare questa ragazzina, che era lo scopo del testo, ci hanno provato, hanno detto: di una cosa devi stare tranquilla, la nostra accoglienza, sono sicura che ti accoglieremo con felicità. E ognuno ha cercato di utilizzare: guarda, anch'io provavo quello che hai provato te, anche per noi questa è una scuola nuova. Poi c'è una ragazzina in cui
la verità era troppo forte per riuscire a dirla con, quindi questo tranquillizzarle non era così. Allora, siccome in questi giorni mi ha fatto un po' sorridere in senso buono, volevo condividerlo con voi, dice, la ragazzina diceva, io sono timidissima e quando studio mi dimentico tutto, tranquillizzatemi, sto per arrivare. E allora questa ragazzina gli risponde e dice, ti consiglio di rafforzare il tuo carattere, se no tutti ti prenderanno in giro e ti copieranno la lezione sul pulmino, stai attenta. Perché se quando studi ti dimentichi le cose, sei finita. Perché prendi 4 oppure ti puoi salvare se la prof ti manda al posto, ma è poco probabile. E quindi riusciamo a capire anche la difficoltà, diciamo, della diplomazia, e anche quella si può insegnare. Ora io mi scuso se veramente perché volevo darvi molte altre indicazioni. Comunque, un attimo che cerco di farvi avere il disegno dell'opera per chiudere il cerchio. Volevo appunto questa flessibilità relazionale, l'attenzione al destinatario da insegnare ai nostri ragazzi. Calvino, quando il Gran Can gli dice ma quando tornerai a casa racconterai a tutti le stesse cose come le hai raccontate a me, e il Marco Polo risponde con questa frase così bella, chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio, è il destinatario che insieme a noi costruisce il testo. E allora io dico ai miei ragazzi, quando dovete far finta di scrivere a qualcuno, o dovete scrivere a qualcuno davvero, e allora gli faccio scrivere alla preside così li manda in gita, cioè bisogna sfruttare la comunicazione reale, vera. Immaginatevi come nei film, appunto per rimanere in tema, la persona, si vede la persona che scrive davanti la foto della persona a cui sta scrivendo la scena, perché il regista deve far capire meglio il destinatario e mostrarlo proprio nella sua immagine. Così devono pensare loro. Voi quella foto la dovete vedere. Se loro, ritornando all'esempio banale, devono scrivere all'amica Maria e questa amica Maria o non esiste o se la sono inventata sul momento, iniziano il tema e pensano all'amica vera, poi finiscono il tema e ci hanno in mente un'altra amica che gli è successa, questa foto ce la devono avere davanti. L'attenzione al destinatario, agli amministrativi, facevamo vedere questa diapositiva, la comunicazione è una cooperazione, no, il flusso non è dall'emittente che va al destinatario. Lo schema di Jacobson è stato rivisto da altri dicendo che il processo di emissione e il processo di ricezione sono entrambi costruttivi, si costruisce il messaggio, perché il destinatario con il suo sistema di attese modifica il testo, è come se si mettesse a scriverlo con noi, ma questo soltanto quando si entra nel mondo del lavoro si capisce, e dobbiamo provare a fargli introiettare questa idea del destinatario prima che entrino nel mondo del lavoro. E parlavamo, questo riescono a farlo benissimo i pubblicitari, vi avevo portato un po' di pubblicità per e quindi, velocemente, alcune indicazioni didattiche perché so che vi possono essere utili. La prima, Calvino è stato maestro nell'introduzione dei suoi testi a far capire il processo di ideazione. Ogni volta ha sentito la necessità di dire questo testo è nato così. Nelle città invisibili dice io avevo una serie di cartelle, in una mettevo la descrizione degli animali, in una descrizione delle città, poi la descrizione delle città era particolarmente ampia e da lì è nato il libro. E infatti nelle lezioni americane ci racconta una delle storie cinesi dove un pittore dopo 10 anni in cui dice disegnerò un granchio bellissimo, dammi 10 anni, e dopo 10 anni che non ha fatto niente, in un secondo disegna un granchio perfetto, perché Calvino lo sa che il processo di ideazione è un processo lungo, e i nostri studenti invece prendono la penna appena hanno finito di leggere la traccia, quando va bene, perché altrimenti la traccia la leggeranno in itinere, e scrivono. E quindi lo devono introiettare il processo lento della scrittura, e allora bisogna dargli esercizi
solo sulle fasi di scrittura. Io non voglio il tema, voglio solo la mappa delle idee, la lista delle idee. Non voglio il tema, voglio solo la scaletta. Voglio solo l'indicazione a qualcuno che scriverà il tema per te. Digli che cosa devi fare. Tanto è la stessa cosa, perché è la scaletta. In quel modo, se devono fare una cosa sola, la fanno. Perché altrimenti, se dici fai il tema, fai la scaletta, no, no, a me viene meglio così. E non, quindi chiedere solo, ovviamente ora, scusate, presa dalla velocità, sembra che sia qui a darvi le 10 regole fondamentali del buon insegnante. Scusate se il piglio è un po' forte, sono delle esperienze mie, ovviamente poi voi ne avrete tante altre, ne parlerete anche, immagino, anche quest'anno nell'ultima lezione, e migliori. Cerco solo di comunicarvi quello che nelle mie classi ha funzionato, e poi, come sapete bene, a volte funziona in una classe e l'anno dopo ci riprovi e non... Quindi la microfase, il trasformare la lista disordinata di idee in una scaletta, davanti a loro gli facciamo scrivere dei post-it, qualche cosa che si muove, dei foglietti che si muovono, e poi alla lavagna attaccarli in base a dei nuclei, quindi aiutarli nella fase di progettazione, perché la fase di progettazione, se ci pensate bene, è la fase in cui i nostri studenti sono soli e che a casa invece vivono in compagnia del genitore che gli dice: ma dai, potresti scrivere questo, potresti scrivere quest'altro. Quando c'è, vabbè. Giustamente non tutti i genitori seguono nello stesso modo, ma è giusto anche che la responsabilità sia nostra, perché siamo noi che siamo lì per insegnare a scrivere. E poi quello di fargli scrivere e parlare ogni volta che c'è la possibilità che sia un qualcosa di reale. Cioè, c'è stato una volta, abbiamo partecipato ad una trasmissione di Radio 2 e ci hanno telefonato in diretta dicendoci che ci avrebbero telefonato, e quindi abbiamo dovuto preparare quello che la ragazzina avrebbe detto, oppure la necessità di scrivere a qualche persona una mail. A quel punto vi avevo fatto vedere la diapositiva del format della mail, perché a quel punto vogliono sapere davvero cosa ci va scritto nell'oggetto, e non quello che scrivono così agli amici, davvero quello che va scritto in tutti i campi, perché quando la comunicazione è reale, ha uno scopo importante per loro. Vi ho scritto lettere al dirigente per un viaggio di istruzione, perché funziona sempre. Scrivete al dirigente e spiegate perché volete andare in quel posto, perché volete visitare quel particolare luogo. Oppure, dopo che hanno partecipato a qualche lezione con qualche scrittore, con qualche personalità, invogliarli a scrivere davvero a qualcuno. E poi, come vedete al penultimo punto, un punto fondamentale per me, i concorsi, perché secondo me è importante, se le scuole sono palestre, è importante confrontarsi con le altre scuole. Cioè il concorso è un momento, come chi si iscrive a calcio, non fanno solo il piccolo campionato, ma fanno anche dei tornei con le altre realtà, così i concorsi sono i nostri tornei e bisogna sfruttarli. Ecco come mai vedono un cartello e dicono è un concorso. E poi l'idea per l'esame di Stato, cioè quando arrivano all'esame di terza media, io l'ho sperimentato l'anno scorso, ha funzionato e vi regalo questa informazione, perché ho detto, come tutti coloro che si presentano a un colloquio di lavoro si presentano e dicono chi sono, non solo per il lavoro che sono chiamati a fare, ma come persone, lo stesso potete fare voi, perché noi insegnanti di italiano pensiamo che gli altri colleghi conoscano i ragazzi come li conosciamo noi, ma noi per 3 anni, quando ovviamente li seguiamo nel percorso di studi, leggiamo di tutto di loro, sappiamo tanti di loro, ma gli altri colleghi no. Non so se vedete con che desiderio leggono durante l'esame il tema che hanno fatto, perché allora dico presentatevi a loro, ma fatelo con un testo che avete preparato nell'ultimo mese di scuola. Ed è stata una bellissima esperienza, perché hanno capito che dovevano presentarsi
a tutti i loro professori nel modo giusto, senza banalizzare troppo, senza andare troppo nell'intimità della loro situazione familiare o sociale, però scegliendo loro la gerarchia delle informazioni. Ed è stato un bel momento, ed è stato bello anche aiutarli, non perché la motivazione vera entra se entra a far parte del voto dell'esame, cioè se questo testo entra in ciò che loro portano, diciamo così, all'esame, perché altrimenti non c'è tutta questa motivazione di farsi conoscere. Ma se loro sanno che per 2 minuti sanno che cosa leggere e quel testo, nella fase di preparazione curano perché è forte lo scopo. E quindi è un'esperienza, per noi è stata da ripetere, anche il commissario di esame ha apprezzato questo e ci ha scritto anche un articolo di giornale sul Sole 24 Ore, non solo su questo ma sulla modalità dell'esame. E si può anche, diciamo, rafforzare questa richiesta e dire di presentare una sorta di curriculum vitae per il loro momento, perché anche loro hanno un curriculum, anche loro hanno delle attività extrascolastiche che spesso noi non conosciamo, se non domani non vengo perché ho il torneo di tennis. Quindi si può, ecco, giocare con questo, perché il momento dell'esame sia importante anche nella fase preparatoria, perché quella famigerata tesina, diciamo così, richiede, quando viene ammessa, perché ora molti commissari non viene ammessa, ma richiede, se fatta bene, non lasciata nelle loro mani, una fase di preparazione che forse non è al loro livello di appunto di intertestualità, perché riuscire a fare una ricerca seria come noi vorremmo è complesso. Quindi forse si può anche semplificare in questo modo. E vi volevo salutare con 2 aspetti. Uno, approfitto della situazione per fare una ricerca, perché nel mio interessarmi di Calvino ho scoperto che negli anni 60-70, alla fine del 60, lui ha curato, tradendo la sua attività con Einaudi, per la Zanichelli, ha curato un'antologia per la scuola media. In tutta la provincia di Grosseto ce n'è una copia soltanto, che rubo ogni tanto, cioè che prendo in prestito ogni tanto, perché questa antologia è stupenda. Perché sapere, se uno è appassionato di Calvino, sapere che si è messo lì e ha selezionato, voi conoscete bene che cosa vuol dire un'antologia, e sapere che un intellettuale come lui ha selezionato i testi e ha curato le presentazioni per i ragazzi è affascinante. Quindi se la trovate, ce l'hai? Allora, se per caso qualche vostro amico ne può regalare una copia, io ne sono in cerca. Ho telefonato anche a Fahrenheit, non so chi di voi ascolta Radio 3, ma non si trova. Ecco, perché vi ho portato questo? Perché è stato scritto in un libro che si intitola Del fare libri di Sofri, ma pochi sanno che, come Calvino ha precorso i tempi parlando di antilingua, e qui volevo chiudere il cerchio, ha precorso i tempi parlando di scrittura in termini di problem solving. Cioè Calvino, in una delle sezioni della sua antologia, che ha intitolato Osservare e descrivere, lui dice: non ho voluto inserire delle descrizioni banali, ho voluto inserire, vi leggo solo la frase significativa, ho voluto inserire dei brani in cui la descrizione presenta ogni volta un problema da risolvere. E questo, scritto nel 1967, quando ancora appunto la scrittura non era concepita come problem solving, è significativo. E quello che ho cercato di raccontarvi è che bisogna mettere i nostri studenti nella condizione che il testo che scrivano sia la possibilità di risolvere un problema. E il problema, ci insegnano i nostri colleghi di matematica, ma anche il percorso che ai Lincei fate per la matematica, il problema ha dei dati. E noi questi dati nella traccia glieli dobbiamo fornire per ritrovarli dopo, per poterli correggerli dopo.
Spero di essere riuscita a comunicarvi quello che avevo in mente. E volevo salutarvi con un altro testo. E questo è una dedica che Daniel Pennac non ha fatto direttamente a me, ma un'amica ha deciso di acquistare per me un libro di questo scrittore e di farmelo autografare. Ecco, perché quando... Ora, è infatti... Ora non ve l'ho fatto vedere perché votiate Samuela, ve l'ho fatto vedere perché anche questo può essere concepito come un testo che ha una sua cornice, una cornice comunicativa, che è la dedica ad un libro, ma anche una cornice narrativa, perché Pennac, in un altro dei suoi libri, Diario di scuola, dice che lui era un somaro, così si definisce. C'è questo desiderio di far capire che dietro a ciascuno dei nostri ragazzi difficili c'è qualcuno che potrà diventare uno scrittore, potrà un giorno far fiorire quello che noi abbiamo seminato. E dice: io ho sempre tenuto fede ai miei omini che disegnavo quando ero piccolo per scappare dalla pagina. E quindi racconta che ancora oggi uso questi omini quando firmo le copie dei miei libri. Rappresentano una risorsa preziosa per dare un taglio alle eleganti banalità che ci si sente in dovere di scrivere sulla pagina di guardia di quelle inviate alla stampa. È la banda della mia infanzia a cui sono fedele. Quindi vi volevo far vedere, perché quando ho visto, e l'amica che me l'ha regalato non conosceva questa pagina, e io quando l'ho visto ho detto: ma ha disegnato anche per me uno degli omini, mi sono emozionata. Ecco, e quindi ricordarsi che ogni testo fa parte, è una unità di comunicazione. Dobbiamo chiedere a loro di scrivere testi che comunichino una qualcosa che noi abbiamo ideato per loro, un disegno dell'opera che abbiamo pensato per loro prima che loro arrivino a pensarlo. E vi ho letto una pagina delle Città invisibili. Calvino, in una sua intervista, dopo tanto occuparsi di fiabe, ha detto: nei racconti di fate, lei sa che mi sono a lungo occupato di narrazioni popolari, i ruoli sono quello del giovane che deve superare una serie di prove e il vecchio la cui funzione è trasmettere qualche cosa, un oggetto magico o un segreto. E a scuola noi spesso vorremmo essere nella condizione di chi davvero ha un oggetto magico, un segreto da trasmettere a questi giovani in formazione. E nel suo romanzo delle Città invisibili, in questo modo vi volevo salutare, Calvino ci dice come possiamo fare, perché Calvino, appunto, vi ho letto la prima pagina, racconta di Marco Polo che racconta le sue vicende al Kublai Khan, al vecchio, all'imperatore, e dice: certo, l'imperatore dei Tartari continua ad ascoltare il giovane veneziano con più curiosità e attenzione che ogni altro suo messo esploratore. Noi quando siamo a scuola ci proviamo ad ascoltare ciascuno di loro con tutta la curiosità e attenzione di cui siamo capaci, e speriamo di essere premiati. Grazie. Se vi segnate la mia mail e non abbiamo tempo per comunicarci qualche esperienza, se però mi scrivete mi fa piacere. Grazie. Samuela.brunamonte@virgilio.it. Però queste slide saranno, le slide, queste e quella della lezione del professor Franceschini saranno, insieme ai video delle lezioni, caricati sul sito della Scuola Normale nei prossimi giorni, e quindi potrete rivederle e scaricare il materiale. Anzi, sul sito sarà posto non tanto le slide, ma c'è un articolo con bibliografia e tutto, che è, diciamo, quello che ho detto in forma di articolo. Così chi si vuole vedere il video vede la cornice.
Grazie a tutti, ci vediamo fra 15 giorni.